Buon pomeriggio a tutti, possiamo magari prendere posto e iniziamo. Ringraziamo naturalmente i nostri ospiti che sono qua con noi oggi e che in un qualche modo ci permetteranno anche di iniziare questa serie di incontri che abbiamo predefinito. Come sapete, il nostro obiettivo è quello di avere questi incontri sull'euro, sulla politica economica monetaria europea. Abbiamo diviso le tematiche su tre grandi incontri. Il primo di oggi prevede degli ospiti che in un qualche modo definiranno la loro posizione. In qualche modo abbiamo racchiuso sotto l'area delle posizioni neutre, critiche, ma in un qualche modo neutre, per distinguerlo un po' tra le due macro posizioni completamente contro l'euro o completamente a favore dell'euro. Diciamo che sono posizioni un po' più moderate. Abbiamo con noi per l'appunto oggi i nostri ospiti, stiamo aspettando il professor Piga che arriverà. Intanto vi presento Gustavo Rinaldi, Guido Iodice, Sergio Cesaratto e Riccardo Bellofiore. Il nostro obiettivo di oggi è quello, anche in funzione del fatto che ci stiamo avvicinando anche come Movimento 5 Stelle alle europee, è rendere poi pubblico quello che sono i nostri incontri, quello che è questa forma di informazione sulla tematica euro. Come sapete tutti, noi professiamo in un qualche modo il fatto di voler che tutti i cittadini si possano esprimere anche su queste tematiche, cosa che non è mai successo finora. Ci siamo ritrovati con delle scelte in termini di politica economica e monetaria europea senza essere in realtà tutti consapevoli di quello che stava succedendo. Per prendere queste decisioni è fondamentale per noi che però ci sia anche un momento di cultura, un momento di dibattito e un momento di discussione. È proprio per questo che come gruppo del Movimento 5 Stelle, Camera e Senato abbiamo deciso di organizzare questi incontri, riprenderli, verranno poi rese pubbliche queste registrazioni e verrà fatto per l'appunto questo processo di informazione e di cultura anche verso tutti i cittadini che ci seguono. Ora io introdurrò brevemente ciascuno dei nostri ospiti con quello che è per l'appunto il loro attuale incarico. Inizio da Gustavo Rinaldi, che è un economista, professore aggiunto all'SCP Europe e professore a contratto all'Università di Torino. Introduco il professor Rinaldi con una delle sue citazioni, ossia che lo spread è quello di cui parlano tutti e che diventa un totem davanti al quale tutti dovrebbero inclinarsi. Lo spread ultimamente ha fatto e disfatto i governi, ecco pertanto che vogliamo parlare di lui. Professor Gustavo Rinaldi, per l'appunto. Dopo il professor Gustavo Rinaldi, introduco il professor Iodice. Il professor Guido Iodice, senza professore, è ideatore insieme a Daniela Palma di Keynesblog.com e vuole essere presentato con una citazione, ossia lo scopo dello studio dell'economia non è acquisire delle conoscenze preconfezionate, ma non essere ingannati dagli economisti. Una citazione di Robinson Johan. Dopo Guido Iodice abbiamo Riccardo Cesaratto. Sergio, scusate, Sergio Cesaratto. Sergio Cesaratto è laureato sotto la direzione di Garegnani nell'83 alla Sapienza, è ora professore ordinario a Siena, dove insegna politica economica europea ed economia dello sviluppo. Una citazione che abbiamo trovato sul professor Cesaratto è: sostanzialmente la Germania dovrebbe, come alternativa seria alla rottura dell'euro, consentire l'intervento della BCE per riequilibrare la competitività tra i paesi. Dopo il professor Cesaratto abbiamo il professor Riccardo Bellofiore, docente di economia monetaria e storia del pensiero economico presso l'Università di Bergamo, che dice: la nostra convinzione è che una pura e semplice uscita dall'euro non sia la soluzione, e sottolineiamo la soluzione scritto in corsivo, vi spiegherà anche lui il perché, che anzi gli effetti domino possono essere gravi e la pressione per l'austerità che ne risulterebbe più e non meno elevata. Infine abbiamo professor Piga, Gustavo Piga, che è attualmente professore ordinario di economia politica presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Ci raggiungerà a breve il professor Piga.
Allora, iniziamo subito, giusto per capire anche quella che è la posizione sull'euro dei nostri ospiti, con una battuta di 1 minuto e mezzo in cui ognuno dei nostri ospiti spiega proprio in questa battuta qual è la posizione per lui, qual è il fondamento della politica economica europea, qual è la propria posizione sull'euro, e questo ci servirà come punto di partenza per le relazioni che poi loro esporranno in 30 minuti e per fare poi il punto alla fine. Creando anche questa discussione, questo dibattito a cui voi in qualche modo avrete la possibilità di intervenire con vostre domande. Prego il professor Rinaldi. In un minuto direi questo, l'euro attualmente così com'è non funziona e va ristrutturato, se fosse una casa potremmo parlare di ristrutturazione, prendiamo questa metafora, e va ristrutturato. Io mi auguro che ciò avvenga e che avvenga in maniera consensuale, cioè in base a un accordo, perché il vero bene che poi non bisogna compromettere è quello della collaborazione tra i popoli europei. Attualmente questa viene molto danneggiata, c'è un processo progressivo di minor voglia di collaborare. E se non fosse possibile ristrutturarlo in maniera consensuale, allora sarà necessario abbandonarlo. Ovviamente questa non è una cosa auspicabile, ma ritengo importante che ci sia un governo che ha il mandato pieno, quindi che ha tutte le opzioni a disposizione. La storia della guerra fredda ci insegna che quando c'era la minaccia nucleare le bombe non si usano. Quando è finita la minaccia nucleare sono iniziate tutte le guerre in Europa, penso a Bosnia, Kosovo, Ucraina e quant'altro. Quindi se noi abbiamo una minaccia forte, riusciamo probabilmente a non doverla utilizzare. In assenza di minacce continua questo stato di indebolimento e di progressivo deterioramento della nostra situazione. Grazie, Guido Iodice. Io credo che grazie. Credo che tutti coloro che sono presenti qui tra i relatori possano essere ascritti a un gruppo di economisti, io non sono economista di professione, sono solo un divulgatore. Critici su come si è formato l'euro, su come funziona l'euro, sugli effetti che l'euro ha avuto sui paesi periferici, sul nostro paese, ma in modo ancora più drammatico sulla Grecia, sul Portogallo, sulla Spagna. Critici dell'austerità, però consapevoli del fatto che le cose non sono, in economia non sono semplici. E che quindi vanno spiegate e ogni azione, ogni politica economica che si vuole intraprendere deve essere fondata su fatti e sui dati di realtà. E quello che io cercherò di mostrarvi è che alcuni come dire, dei luoghi comuni che anche sono diffusi su internet, sulla possibile uscita dall'euro, vanno rivisti. Nel senso che non, un conto è entrare nella moneta unica, un conto è uscirne nelle attuali condizioni finanziarie, economiche e mondiali. Quello che vi proporrò è una proposta che non ho inventata io, non l'abbiamo inventata noi di Keynes Blog, ma è una proposta che già fu avanzata quando nacque l'euro e poi a più riprese è stata riproposta anche durante la crisi dell'euro. Ho intitolato la mia relazione Da Mario a Maynard, cioè da Mario Draghi a John Maynard Keynes, perché la proposta che avanzerò è ispirata fortemente a ciò che Keynes propose a Bretton Woods, alla conferenza di Bretton Woods, che poi non fu approvata, ma fu approvato un sistema di cambi fissi con alcuni aggiustamenti possibili, ma quella proposta è oggi di nuovo all'attenzione sia del Fondo Monetario Internazionale, è stata riproposta dalla Cina, eccetera, e potrebbe essere anche una proposta applicabile anche solo al continente europeo per risolvere i problemi dell'euro. Grazie mille Guido Iodice, sentiamo Sergio Cesaratto. Sì, dunque, prima di tutto sì, penso,
tutti qui siamo d'accordo che l'euro non si doveva fare. Ci sono delle proposte, non sono nostre, per cui l'euro potrebbe funzionare in maniera diversa da come sta funzionando. Dobbiamo avere ben chiaro in testa che la Germania però queste proposte dice no, non ne vuole assolutamente sapere. Allora l'auspicabile naturalmente sarebbe aprire un dibattito democratico e pensare allora a un'uscita dolce dall'euro, ma questo un'uscita dolce dall'euro non si può fare, perché appena seriamente, diciamo, se ne cominci a discutere, non finché sei qualche minoranza, ma se cominci a discutere in maniera che poi può incidere, o addirittura se sei al governo, appena ne parli si scatenano le speculazioni finanziarie, si scatenano i mercati, praticamente l'euro si rompe in quel momento. Quindi un'uscita dolce non è pensabile. Ora, a mio avviso, quello che il nostro compito, quello che dobbiamo fare è far montare nel Paese, il momento è propizio, un forte movimento di opposizione, portare vedete direzioni di Letta, l'articolo di Scalfari domenica sulla Repubblica, c'è molto spavento in giro che nel Parlamento europeo ci possa essere un 30-40% di, chiamiamoli anti-euro, io direi anti contro questa Europa. Quindi noi dobbiamo far montare questa protesta e arrivare noi, arrivare al punto drammatico in cui o si cambia, e sarà difficile, oppure, ma dovremo in quel momento avere milioni di persone in piazza, in Italia, in Francia possibilmente, non da soli, oppure si chiudono i mercati e si va a una trattativa, ma ci si arriva solo sull'onda di una drammatizzazione della situazione. Un'uscita dolce a tavolino non se ne parla, è piuttosto complicato, cioè non se ne parla proprio. Grazie a Sergio Cesaratto. Riccardo Bellofiore. Sì, credo che Einstein abbia detto che ogni cosa deve essere messa nei termini più semplici possibile, ma non di più. Io credo che la discussione sull'euro sia condotta in Italia più che altrove in modi eccessivamente polarizzati. Sì, no. Esiste un romanzo che si chiama Lo Zen nell'arte della manutenzione della motocicletta, dove si sostiene che l'alternativa sì no è tipica del pensiero occidentale. In giapponese esiste il termine mu. Mu non significa né sì né no, significa che il contesto della domanda è tale che non è possibile dare le risposte sì o no. Significa che si deve riformulare la domanda. Nel mio intervento cercherò di dire in che senso vada riformulata la domanda. Per mio conto, credo, come chi mi ha preceduto, che nell'euro sicuramente non ci si dovesse entrare, che ogni area di moneta unica abbia delle sue contraddizioni. Questo è vero per la moneta unica lira, questo è vero per la moneta unica Germania dopo l'unificazione, questo è vero per la moneta unica dollaro, ma per la struttura istituzionale dell'euro queste contraddizioni sono moltiplicate. Non credo però che l'euro sia destinato ad una esplosione. Esplosione ed esplosione a breve. L'esplosione è possibile, ma io prendo estremamente sul serio la determinazione a far vivere l'euro. Io credo che l'euro sia destinato ad una morte nel medio-lungo periodo, ma non con un'esplosione, con un gemito. Il problema è che cosa facciamo nel mezzo. Io non credo che un'uscita unica o la soluzione di 2 euro e forse neanche oggi la moneta comune siano delle soluzioni praticabili. Temo che una drammatizzazione, se presa sul serio e se portata alla fine, quindi la fine è una uscita comunque, possa determinare un'austerità maggiore e non minore di prima. Il problema è chi governa, che conflitto sociale c'è. Dobbiamo discutere di questo. E se, e chiudo qui, se non si pensa ad una prospettiva di governo come prospettiva
immediata si deve praticare una opposizione che sia in grado però di costruire consenso su un programma che sia al tempo stesso di opposizione e di ricostruzione, che sia anche una riforma di questo paese e di questa Europa. Grazie Bellofiore. Come avete capito già da questi brevissimi interventi, si prefigge di essere una discussione molto interessante, anzi a questo punto al posto di neutrale suggerisco di chiamargli incontri MU, in modo in qualche modo far capire che non sono per l'appunto né a favore né completamente contro, ma ci sarà la riformulazione della domanda e ci spiegheranno anche quindi le alternative. Io ricordo che oltre ai cittadini noi abbiamo invitato qua anche tutti gli altri parlamentari di tutte le altre forze politiche, perché riteniamo che questo discorso non si faccia solo come gruppo un parlamentare Movimento 5 Stelle, ma anche attraverso la cultura e l'informazione di anche gli altri parlamentari che, come molti altri cittadini, sono rimasti magari all'oscuro di quello che stava succedendo o magari in qualche modo consapevoli ma non del tutto. Quindi do subito la parola a questo punto a Gustavo Rinaldi, che ci introducerà e ci spiegherà le sue posizioni in merito. Grazie. Non trovo il desto, chissà dov'è. Ah no, guarda, prendiamo la mia forza. Non so. No, eravamo allora lì. Ma non riusciamo ad andare su. Tutto in una cartella. Adesso Rinaldi. Poi ci manca. Facciamo subito. Perfetto. Lo mettiamo in presentazione. Io presenterò delle cose molto semplici, credo. Allora, che ci sia una crisi sotto gli occhi di tutti, e non credo ci sia molto da commentare in merito. La domanda è come si può fare ad uscirne. Allora, gli economisti, normalmente si dice che quando ci sono 5 economisti ci sono 7-8 idee totalmente diverse e in conflitto irrimediabile tra loro. Però è anche vero che credo, poi magari verrò smentito tra pochi secondi, ci sia una cosa su cui la gran parte degli economisti può essere d'accordo, cioè che la produzione non è mai superiore alla domanda. Perché un prodotto abbia un valore, qualcuno lo deve desiderare, deve volerlo comprare, se no resta lì in un magazzino. La domanda rivolta alle nostre imprese, scusate, io qui dico proprio delle cose terra a terra, quelle del, ma mi sembra fondamentale, è data dai consumi delle famiglie, gli investimenti delle imprese, le famiglie comprano i beni che servono a loro, le imprese comprano i beni durevoli, le macchine che a loro servono o gli edifici. Poi abbiamo il saldo pubblico, che è dato dalla spesa pubblica meno tasse e contributi. In verità sarebbe un po' più complicata, io ho ultra semplificato e dico che c'è questo saldo che è la differenza tra spesa pubblica e le tasse e i contributi che i cittadini pagano. E poi abbiamo il saldo con l'estero, cioè la differenza tra esportazioni e importazioni, anche lì. Questa è la domanda rivolta alle imprese. Ora, noi in che situazione siamo? Se guardiamo consumi delle famiglie e investimenti delle imprese, beh, le famiglie non consumano perché tutto il resto dell'economia non si muove, le famiglie spesso sono al seguito del resto, e se non sono al seguito può diventare esso stesso un problema, perché possono mettersi se è l'unica domanda che abbiamo, quando c'è una forte propensione ad importare, possono creare una forte domanda per l'estero. Quindi bisogna anche essere molto cauti. A volte si propone, vabbè, mettiamo ad ogni famiglia in tasca tot euro in più al mese. Sì, ricordiamoci che in Italia su 100 euro che si danno a una famiglia, 30 finiscono all'estero.
E quindi questi finiscono per danneggiare i nostri conti con l'estero. Ma in generale le famiglie, come sappiamo, sono depresse perché l'economia va male e quindi non possono essere loro a trainare la ripresa. Può darsi che ci sia qualche piccola oscillazione, ad esempio ci sono delle famiglie che, pur avendo un lavoro, essendo famiglie diciamo privilegiate perché hanno conservato un lavoro e un certo benessere, però per gli ultimi 5-6 anni magari non hanno cambiato gli elettrodomestici o l'automobile. O succede che dopo un po' di anni che non si fanno certi acquisti, diventa necessario farli. Però questo non è che vuol dire una ripresa, vuol dire una piccola oscillazione in cui ci può essere un pochino di domanda. Ma è una cosa che vale per quell'anno e poi per altri 5 anni, quelle famiglie ormai, se la macchina l'hanno cambiata, non hanno più bisogno di effettuare acquisti. Le imprese esse stesse fanno investimenti se hanno prospettive di profitti, ma in un mercato dove non c'è domanda, perché fare investimenti? Profitti non ce ne saranno, difficilmente ce ne saranno, quindi le imprese non possono essere loro a trainare l'economia. In un ambiente depresso non sono loro che si buttano. Andiamo a vedere allora il contributo pubblico alla domanda. Vabbè, qui ho già detto. Contributo pubblico alla domanda lo sappiamo. Contributo pubblico alla domanda, noi abbiamo tutti i progetti che vediamo concordati con l'Unione Europea in questo momento, sono per dei saldi del 3-4% all'anno. Cosa vuol dire saldi? Vuol dire saldi positivi, saldi primari positivi. Vuol dire che l'Italia si impegna a tassare i cittadini di 3-4 punti di PIL in più di quello che da loro in termini di beni e servizi e pensioni. E qualcuno dice, sì, ma noi abbiamo il bilancio in deficit, anche quest'anno ci sarà il 3. Sì, perché la differenza è poi data dai 5-6 punti che noi paghiamo in interessi. Però gli interessi, ricordiamoci bene, solo il 15% del debito è in mano alle famiglie italiane. Quindi il 15% degli interessi vanno in mano a famiglie per lo più benestanti e quindi spesso con una bassa propensione marginale al consumo. Il restante 85% degli interessi va a istituzioni finanziarie. E le istituzioni finanziarie, per definizione, praticamente per definizione, non fanno acquisti, non sono parte della domanda. Loro comprano sul mercato finanziario. Possono comprare o titoli di Stato o possono comprare azioni, prodotti derivati, materie prime, altre cose del genere. Quindi non incidono sulla domanda, hanno un influsso sulla domanda modestissimo. Quindi praticamente noi perdiamo 3 punti di PIL di domanda tramite il canale pubblico. Vabbè, adesso qui dettagli vari. Il saldo primario, questo concetto molto importante di spesa pubblica, dove la spesa pubblica non include gli interessi sul debito, meno tasse e contributi. E nel nostro caso questa differenza è un numero. Le tasse eccedono di 3 punti la spesa pubblica. Tasse e contributi eccedono di circa 3 punti la spesa pubblica. Lo vediamo qua, questa era la previsione del 21 marzo 2013, adesso mi direte che ci sono dati un po' più nuovi, ma non è che cambi di molto la sostanza. Il saldo previsto per l'Italia nel 2013 primario è di 2,9 punti di PIL, cioè 45 miliardi, un po' di più, 45 miliardi e mezzo. Per il 2014 60 miliardi e mezzo, siamo a 3,7 punti. Quella è il saldo. Se poi andiamo a vedere la spesa per interessi 2013 era prevista di 5,3 punti e 5,6 punti nel 2014, questa ci dà la differenza. Perché noi abbiamo questa spesa così grossa? Noi abbiamo questa spesa così grossa perché abbiamo la corruzione, perché abbiamo la mafia, perché abbiamo la camorra, perché abbiamo i politici corrotti. No, probabilmente questi influiscono assai poco. Perché abbiamo una spesa pubblica troppo grossa? Quella la vediamo tra 2 minuti. Noi abbiamo una spesa di interessi così grande perché abbiamo una banca centrale che non coopera alla gestione del nostro debito pubblico. Le altre grandi economie, gli Stati Uniti d'America, il Regno Unito, il Giappone, pur anche con governi conservatori come nel caso del Regno Unito, hanno una banca centrale che attivamente si dà da fare per la gestione del debito pubblico, acquistando massicciamente titoli. E ciò ovviamente la banca si presenta alle aste e dice: io compro
adesso all'1%. Tutti i partecipanti sanno che se loro chiederanno un interesse superiore all'1, saranno tagliati fuori dall'asta. Ora, noi tante volte pensiamo al mercato finanziario come un mercato dove i poveri debitori vanno a mendicare disperatamente credito e dove gli investitori hanno migliaia di scelte possibili e quindi possono... La verità è che gli investitori molte hanno bisogno di investire il loro denaro. E quindi se la banca centrale dice, di una grossa economia, dice io compro all'1, loro dicono vabbè, allora compro anch'io all'1, voglio mica stare fuori da questa partita. E questo, andate a vedere, vediamo il tasso all'1, l'1 e mezzo, i tassi di queste economie dove questo succede sono fortemente più bassi. Si possono anche scoggiare altri sistemi, ma l'idea fondamentale è che ci deve essere una cooperazione della banca centrale rispetto alla gestione del debito. Se manca quella, ci ritroviamo con questi avanzi enormi, con questa spesa di interessi enormi, e quindi poi siamo in disavanzo generale dei 3 punti e abbiamo questo avanzo primario che uccide la domanda. Questa cosa va cambiata, così non si può andare avanti perché noi non avremo mai la domanda sufficiente per poter avere un'economia che cresca un pochino. Tanto per confrontare, la spesa di interessi nel 2013, 83 miliardi, è poco minore di tutta la spesa sanitaria che è di 111 miliardi. Tutta la spesa sanitaria, anche con la corruzione delle ASL, anche con tutto quello che potete immaginare, bene, tutta la spesa sanitaria costa poco più della spesa per interessi. Questo per darci l'ordine di grandezza, perché se no, se si sbagliano gli ordini di grandezza, si finisce per non avere più le idee comprensibili. Come si vede, l'Italia dal 80 inizia ad avere una crescita degli interessi reali, fortissima. Prima dell'80 non era così. Cosa è successo nell'80? Nell'80 il ministro del Tesoro prende autonomamente la decisione di mandare una lettera alla Banca d'Italia dicendole da oggi tu puoi non comprare più i titoli del Tesoro. Fallo se ne hai voglia. E da allora l'Italia si trova a pagare quegli interessi lì. E quindi con necessità, con debito che cresce e necessità poi di tagli. Sulla spesa pubblica, dato che abbiamo parlato di spesa pubblica, dato che si dice sempre che questa è un'Italia magnona in cui c'è questa spesa pubblica pazzesca e questa è la vera causa del debito, allora guardatela qua, questa è la spesa pubblica italiana nel 2011 in proporzione al PIL. Come vedete siamo i quinti, questa è la spesa totale, la spesa è fatta fondamentalmente di 3 cose, beni e servizi dati alle famiglie e alle imprese, pensioni e trasferimenti sociali e interessi. Allora, come vedete noi siamo già al quinto, c'è qualcuno che spende più di noi, Francia, Finlandia, Belgio, Austria, però diciamo che siamo tra quelli abbastanza spendaccioni. Ma cerchiamo di capire bene la struttura della spesa. Andiamo a vedere la spesa per interessi. Noi siamo i secondi in Europa per spesa per interesse. Era il 5,35 del PIL, ma abbiamo visto che più o meno la cosa è ancora così oggi. Solo la Grecia ci batte col 6,21. Allora, però la spesa per interessi, stando nel quadro istituzionale in cui siamo ora, cioè di sudditanza ai mercati, non è modificabile. È modificabile se si decide di cambiare le regole del gioco, cosa che va fatta ma che per ora non è stata fatta. Allora, sottraiamo la spesa per interessi e otteniamo la spesa primaria. Se andiamo a vedere la spesa primaria, già l'Italia passa di alcune caselle e viene superata dall'Olanda e dall'Austria. E siamo solo più al 45,30. Però anche quando parliamo di spesa primaria, bisogna fare attenzione. Una parte della spesa molto importante è la spesa pensionistica. E la spesa pensionistica perché è importante? Perché in Italia è già stata tagliata decisamente e... a detta di molti, io credo l'ex ministro Fornero sia d'accordo con me, non è ulteriormente tagliabile. Anzi, si sta cercando di tappare i buchi degli esodati, quindi ci sono dei soldi, in verità bisognerà aggiungere i soldi, non togliere. La nostra spesa pensionistica è effettivamente molto grande. Adesso qui questi dati dell'Eurostat dicono un 16%, qualcuno dice no, è un po' meno, mettiamo che fosse anche solo il 14%, resta comunque abbastanza grande, molto grande. Però è già stata modificata, cambierà lentamente nel tempo, ci vorranno anni perché lentamente decresca, e di più su questo fronte non si può fare. Allora, inutile che discutiamo della spesa pensionistica, si è già fatto, togliamola dalla fotografia.
e calcoliamo la spesa primaria non pensionistica. Eccola davanti a voi. La spesa primaria non pensionistica dell'Italia è del 29,3%, di quasi uno 0,2% inferiore di quella britannica, che gli inglesi sono già taccagni abbastanza per conto loro, e di quasi un punto inferiore a quella della Repubblica Federale di Germania. Cioè, adesso qualcuno mi spieghi chi sono gli endaccioni. E quando io sento parlare di spesa pubblica da tagliare, dico, ma scusate, ma di cosa stiamo parlando? Che la spesa pubblica vada ristrutturata, che ci siano degli sprechi, che qualcuno guadagni troppo per fare molto poco, verissimo. Ma è anche vero che abbiamo tutta una serie di capitoli di spesa, pensate alla formazione professionale, pensate a tutta l'educazione nei nidi, nelle materie, ci sono mille capitoli alla tutela dei beni culturali in cui si spende troppo poco. E comunque il valore assoluto non lascia dubbi. Questi sono dati che, tra Fondo Monetario e Eurostat. Uno se li può scaricare e può rifarsi i conti per i fatti propri. Quindi, morale della favola, la spesa pubblica italiana non è particolarmente grande. Se poi andate a vedere la spesa sanitaria, guardatela lì, la spesa sanitaria italiana, dati dell'Economist dell'altro anno, che citava l'OCSE, è una delle più basse, al 6,8, no, non voglio dire una sciocchezza, al, comunque la trovate lì, siamo al 9, sì, al 9, ok, al 9. Però come vedete siamo superati da Giappone, dalla media OCSE, dalla Spagna, dalla Gran Bretagna, dalla Svizzera, dalla Germania, dalla Francia, e siamo doppiati dagli Stati Uniti. Quindi la spesa sanitaria italiana, quando si discute di tagliarla, è praticamente follia. Anche quella può essere spesa meglio, ristrutturata, ma tagliarla è pura follia. Vedete anche i tassi di crescita, quei numeretti sul lato sono i tassi di crescita. Noi abbiamo avuto un tasso di crescita anno dell'1,9 e tutti gli altri hanno avuto tassi di crescita forti. Per cui non solo noi abbiamo una spesa pubblica o spesa sanitaria piccola, ma è anche una spesa sanitaria che tende a crescere poco. Quindi un modello di estrema virtù. A fronte di ciò vi ricordo che l'Italia nel 97 dell'ultima valutazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva il secondo sistema sanitario pubblico, sanitario al mondo, che voleva dire che non era la qualità quella che veniva. Questo per dire, discorso sulla spesa. Quindi quando si parla di basta tagliare la spesa, non vedo il fondamento nei numeri. La spesa va riorganizzata, non tagliata. Ora, l'ultima possibilità per trainare la domanda è la domanda estera. Adesso ce l'ha detto Saccomanni, l'abbiamo letto da varie parti, che ci sarà una ripresa perché le esportazioni la traineranno. Beh, scusate, io mi sono andato a guardare i dati dell'Istat, di questo ente sovversivo, e quello che ho visto è che le esportazioni crescevano negli ultimi anni, sono cresciute nel... Vabbè, se vi interessa poi tiro fuori tutta la statistica. Sono cresciute nel 2008, 2009, 2010, anni neri, anni bruttissimi, ma le nostre esportazioni crescevano. Solo che venendo più ci si avvicina ad oggi, più il tasso di crescita è diminuito. Quindi, probabilmente ce l'ho questo grafico perché è impressionante. Il tasso di crescita è diminuito. L'unica cosa che è successo, dove Italia? Ah, Italia, eccola qua. Ecco, guardate qua, in giallo abbiamo le importazioni, le vedete queste linee? Ecco, in giallo abbiamo le importazioni e in blu, in azzurrino, abbiamo le esportazioni. Ed è il saldo, come vedete, è positivo, perché dei due tassi, cioè il tasso... Però cosa è successo alle esportazioni? Questi sono i tassi di crescita. Le esportazioni avevano un tasso di crescita positivo nel 2010, che nel 2011 è diventato minore, che nel 2012 è diventato minore e che nel 2013 è ancora diminuito. Non c'è nessuna tendenza alla crescita delle esportazioni. Ma non ci può essere, per una ragione molto semplice, perché l'Italia ha un cambio reale che negli ultimi 14 anni si è rivalutato del 18%. Cioè i nostri beni, se noi confrontiamo un bene tedesco e un bene italiano, il bene italiano in 14 anni è divenuto del 18% più caro del bene tedesco. 18%. Può essere 17, 19, correggetemi se sbaglio. Ma ovviamente se due macchine costavano 10.000 euro nel 99 e oggi quella tedesca continua a costare 10.000 euro e quella italiana costa
11.800 macchine dello stesso modello, stessa qualità, ditemi voi che macchina verrà comprata e venduta. Ovviamente, quindi pensare che la domanda estera trai nell'economia italiana è pura, io dico, utopia, follia, probabilmente anche finzione. Io non penso che nessuno di coloro che diffonde questi dati sia così malinformato da non vedere i dati diffusi dal Fondo Monetario. Questi sono i dati che ha rilasciato il Fondo Monetario a ottobre 2013. Quindi io non penso che sia stata gente stupida. Per finire, allora, totale, quindi tra l'altro il dato gennaio-giugno è di un calo dell'esporto italiano del 0,4%. I conti con l'estero sono migliorati, sì è vero, ma perché sono migliorati? Sono migliorati perché, come avete visto nell'immagine precedente, c'è stato un tracollo delle importazioni. Le famiglie sono alla fame e quindi non comprano nulla, non comprando nulla nemmeno importano. Ma questo è, a non appena l'economia venisse messa in moto, in qualunque modo, anche con un reddito di cittadinanza, vi faccio presente, in qualunque modo voi rimettiate in moto l'economia, in quel momento gli italiani si rimettono a importare. E le esportazioni vanno dove vanno per conto loro, perché le esportazioni non le comandiamo noi, sono decise dagli stranieri. Ma le importazioni ripartirebbero a scheggia. Per il semplice fatto che il bene tedesco è più tedesco, è dell'area circostante, Olanda, un pochino alcuni paesi satelliti, ma fondamentalmente il bene tedesco è del 18% più economico di quello italiano e quindi qualunque persona di buon senso compra quel bene lì. Perché vi racconto queste storie? Beh, perché l'export-import dipende da due fattori, beh, da tre in verità, dal cambio reale, dal PIL del paese, cioè dell'Italia, e dal PIL estero. Ora, sul PIL estero possiamo fare abbastanza poco. Il PIL dell'Italia, sappiamo che, come quello di tutti i paesi cosiddetti PIGS, è stato in recessione negli ultimi due anni, e quindi, essendo in recessione, è calata la domanda di importazioni. Ma se noi vogliamo avere un PIL che cresce e contemporaneamente non avere una perdita di domanda, dobbiamo aggiustare il cambio reale. E il cambio reale, adesso non so se avevo messo, ecco, vedete qua i dati, non è solo un problema dell'Italia, non è solo un problema dell'Italia corrotta, mafiosa, pappona, eccetera, eccetera. No, perché se voi guardate i dati sul, beh, adesso li allargo, la famosa corruzione finlandese, nota a tutti, no? La corruzione austriaca, tutti questi paesi hanno un problema di competitività con la Germania. Irlanda, Finlandia, Austria, Francia. Quando parliamo di Francia non parliamo di bruscolini, un grosso paese, 13% di competitività persa. Belgio, noi, vabbè, 17-18 noi. L'Olanda è un caso particolare, è l'unica eccezione, ma se volete ne parliamo poi a parte. Portogallo, Grecia, Spagna. Guardate il cambio reale, avete la geografia del disastro europeo. Più il numero è grosso, normalmente, beh, con qualche piccola oscillazione, peggio è messo il paese. Con l'eccezione dell'Olanda. Ma perché l'Olanda fa eccezione? L'Olanda è il porto della Germania. In gran parte della Germania, se voi volete esportare un bene, dovete passare tramite il Reno dall'Olanda. È l'ufficio commerciale della Germania. Quindi meglio va la Germania, meglio va l'Olanda. Per cui l'Olanda non risponde molto dei suoi. È una necessità per i tedeschi utilizzare. Se andate a vedere il cambio reale, ecco qui con il PIL, qui mettiamo cambio, PIL e bilancia dei pagamenti. Vedete? Non è tanto peggiorata la bilancia dei pagamenti, non va, è andata un po' meglio laddove c'è una fortissima recessione. Cioè la Grecia è riuscita ad avere un saldo non troppo negativo perché ha meno 4,5. Il Portogallo meno 2,1. Quindi laddove il PIL è molto negativo non c'è questo disavanzo enorme di bilancia dei pagamenti. Dategli un PIL positivo e questi schizzano, danno un disavanzo enorme. Ma vi faccio presente che non è solo questione di PIGS. Pensate a paesi come Francia, Finlandia e Belgio, hanno un trend chiaro, calante, lineare, pulito. La vedete questa tendenza precisa? Questi sono i loro conti con l'estero. Vanno regolarmente peggio dal 99 ad oggi. E hanno una tendenza andranno ancora... l'Italia è l'unica che si è un po' tirata su, ma perché? 5 punti di recessione in due anni, scusate, non è che non sono mica brucolini. Ma
tolta quella, gli altri che la recessione l'hanno avuta molto meno o non l'hanno avuta, sono tutti con questo trend negativo. Conclusione, la domanda non la possono dare le famiglie, non la può dare, lo Stato non ce la dà, non ce la dà la domanda estera, l'unica soluzione in questo quadro istituzionale è la recessione o la stagnazione, possiamo avere quell'anno in cui magari c'è quello più 0,4%, allora stappiamo tutti lo champagne. Siamo tutti coscienti del fatto che se il PIL non cresce di almeno un 1% circa, la disoccupazione aumenta. Il cosiddetto tasso di crescita normale dell'economia. Se non c'è un certo tasso di crescita che cambia da paese a paese, in Francia è il 2%, in Italia sarà un po' meno perché abbiamo meno progresso tecnico. Ma comunque, se non c'è un po' di crescita, se la crescita è allo 0,4, la disoccupazione aumenta comunque. Quindi in questo contesto, noi non possiamo avere più recessione, più povertà, più disperazione. Allora bisogna agire sulle due cause di mancata domanda, sulle due leve che si possono toccare. Uno è l'avanzo primario. L'avanzo primario, noi non possiamo più andare avanti con un avanzo primario positivo. Tra l'altro, se uno va a vedersi, le ho portate qua oggi, se interessa ve le faccio poi vedere, le statistiche del Fondo Monetario Internazionale dicono che nessuna grande economia, con grande economia io definisco un'economia con più di 15 milioni di abitanti, 15-20 milioni di abitanti, cioè mi fermo a un livello molto basso ma escludo i paesi proprio piccoli. Nessuna grande economia non produttrice di materie prime, petrolio o altre materie prime di questo tipo, è mai riuscita dall'80 ad oggi, che sono le serie del fondo del World Economic Outlook, è mai riuscita ad avere un avanzo del 2,8-3% come quelli programmati per noi per più di 3-4 anni. Quindi quando qualcuno ci dice ma adesso noi ce lo programmiamo per 20 anni, questo è veramente velleitario. Vuole dire noi faremo qualcosa di diverso da quello che hanno fatto tutti gli altri. Buona fortuna, voglio dire. No. Come rimediare? Noi dobbiamo riuscire a, come dicevo prima, liberarci, avere una banca centrale che coopera alla gestione del debito, o acquistandolo, o direttamente fornendo, o acquistando dei titoli, o forse sarebbe ancora meglio facendo dei versamenti nel conto di tesoreria, nel conto del tesoro presso la Banca d'Italia, cioè accreditandogli proprio i soldi, contanti. O l'uno o l'altro sistema possono andare bene tutti e due. Alla fine, in questa maniera, noi abbiamo una spesa per interessi che scende e abbiamo dei soldi per portare il bilancio in pareggio e per ridurre le tasse e evitare i tagli della spesa pubblica, perché tutti noi sappiamo che nel prossimo anno sono già programmati non so quanti tasse di spesa tagli di spesa pubblica, e così l'anno successivo. Sono tutte cose ormai in automatico che devono arrivare. Quindi noi abbiamo bisogno di quello. Quello lo possiamo ottenere o con una banca centrale europea che si cambia le regole e cambia il comportamento, cioè che interviene attivamente, e questo va concordato a livello, non basta che lo decida Draghi, ci vuole un consenso politico tra i paesi perché si possa fare, e per adesso non hanno dimostrato nessun interesse a farlo. Io però è anche vero che non hanno mai fronteggiato un governo italiano che decisamente gli abbia detto guarda che se non si fa finisce male. E secondo me questa è la cosa essenziale. Loro non vedono una controparte credibile. Secondo, bisogna aggiustare, bisogna avere o un avanzo, perlomeno un saldo, un pareggio con l'estero, in modo e quello lo si può solo ottenere con un aggiustamento del cambio reale. E l'aggiustamento del cambio reale lo possiamo avere o in maniera consensuale. Il professor Paul de Grove, no, non Paul de Grove, scusate, Leblanche, della London School of Economics, suggeriva la Germania esca per un giorno dall'euro, per 24 ore. Rientri con un cambio diverso, abbiamo fatto l'aggiustamento. Questo sarebbe altamente indolore, ovviamente diminuirebbe la competitività tedesca, però aggiusterebbe le cose. Se non si vuole, poi ci sono altri modi, ci sono i trasferimenti alle regioni svantaggiate, ci sono tanti modi per fare questa cosa, ma in qualche modo va fatta. Se c'è un rifiuto, va fatta in maniera cospicua. Pensate che il bilancio dell'Unione Europea è l'1% del PIL dell'Unione.
gli Stati Uniti d'America riescono a tenere il dollaro in piedi con un bilancio che è il federale, che è il 20% del PIL dell'Unione. Se noi non riusciamo ad avere un'Unione Europea con un bilancio di almeno il 10%, ma diciamolo chiaro e tondo che non vogliamo l'Unione. Cioè l'Unione o si fa con un bilancio comune, un po' come due che si sposano e dicono sì, però le case le teniamo separati, i conti in banca le teniamo separati, ci vediamo se va bene una volta al mese e magari non ci vediamo neanche quella volta lì. Allora non sposatevi. Cioè, diciamolo subito, vogliamo separarci e buonanotte. Quindi ci sono vari modi per fare questo. Tecnicamente le strade sono tante, però è essenziale che si voglia fare. Il governo italiano deve dire chiaramente: o si trova una di queste strade o noi saremo costretti, non perché lo vogliamo, non lo vogliamo, ma non abbiamo alternative, perché come vi ho fatto vedere, in questo quadro istituzionale l'unica possibilità è la recessione continuata. Anzi, noi stiamo uscendo dalla recessione, ci avviamo verso la depressione, perché quando si accumulano una recessione dietro l'altra, alla fine si va verso la depressione. E quindi abbiamo bisogno di queste due cose. Se una banca centrale europea che si occupi del debito è un cambio che viene aggiustato. Queste cose le ho già dette, quindi taglio. Questo vabbè. Qualcuno forse poi ricorderà il discorso del fiscal compact. Noi abbiamo sottoscritto un fiscal compact. Possiamo stare dentro il fiscal compact? Cioè, il fiscal compact è compatibile con il fiscal compact è compatibile con è realizzabile? Questa secondo me è una domanda. L'euro, il fiscal compact perché è stato creato? Per tenere in vita l'euro. Era lo strumento che avrebbe dovuto dare sopravvivenza all'euro. Ebbene, allora, ci sono varie possibilità. Io ho visto, ipotizziamo di avere una crescita del PIL nulla, che secondo me è molto ottimistica, perché gli ultimi anni non l'abbiamo vista una crescita del PIL nulla. Bisognerebbe mettere una recessione. Ma noi mettiamola a zero. Un'inflazione modesta al 3%, adesso vabbè, siamo in deflazione, ma possiamo andare verso la deflazione, ma ipotizziamo il 3%, come abbiamo avuto in tanti anni. Un interesse nominale del 3%, cioè interessi reali nulli. Questa è un'ipotesi favorevolissima, nel senso che paghiamo interessi reali nulli. Bene, teniamo un avanzo permesso dal fiscal compact, che è un mezzo punto di PIL di deficit, un disavanzo. Questo implica un avanzo primario nei primi 10 anni del 3-12% all'anno. Cioè bisogna avere per 10 anni un avanzo molto più grosso di quello attuale. Cioè bisogna aumentare ancora un po' le tasse e tagliare ancora un po' la spesa pubblica. E poi negli anni successivi, no vabbè questo no, i primi 10 anni 3 e 12, e poi negli anni successivi un poco meno, si va a un 3. Però il dettaglio è questo, che se voi semplicemente obbedite al fiscal compact e partite dal 1 gennaio 2013 con un debito PIL del 133,3, questo è quello che dice Eurostat, voi vi ritrovate dopo 20 anni di lacrime e sangue con un rapporto debito PIL che è l'80,88. Cioè voi avete fatto lacrime e sangue per 20 anni e cosa avete ottenuto? Un debito consistente. Ma c'è di più. La storia italiana dal 92 al 2007 insegna che quando tu fai una politica del genere, cioè per tanti anni te fai avanzi, cerchi di risparmiare, qui guardate qui, noi tra il 92 al 98 abbiamo avuto degli avanzi primari del 3,48% annuo, ok? Dei grossi avanzi primari. Beh, e poi dopo un po' minori, ma siamo riusciti a portare il debito dal 92 al 2007, l'abbiamo portato dal 121 al 103, mi pare. Abbiamo ridotto di 18 punti. È bastata una crisi finanziaria non generata in Italia,
Su questo bisogna essere chiari. La crisi non è stata il fallimento dell'IPS. Non è fallito l'IMS. Non è fallito l'INAIL. Non è fallito qualche ente assistenziale italiano. Sono banche d'affari del mondo anglosassone che sono fallite. Quindi noi c'entravamo abbastanza poco con questa storia. Ebbene, è bastata quella crisi lì, che poi si è diffusa in maniera epidemica, per riportarci al punto di partenza. Anzi, scusatemi, punto di partenza ce lo sogneremmo noi, perché il punto di partenza... Buongiorno. Il punto di partenza ce lo sogneremo, perché noi nel 92 possedevamo banche, assicurazioni, autostrade, aziende telefoniche, lo Stato era uno Stato ricco, che aveva un sacco di attività nel suo bilancio. Oggi non abbiamo tutte quelle attività, ma abbiamo un debito che viaggia verso il 133% del PIL. Allora avevamo tutte le attività e avevamo un debito del 121% del PIL. E questo è il risultato della cura lacrime e sangue, abbastanza lacrime e sangue, che abbiamo fatto tra il 92 e il 2007. Cosa voglio dire? Voglio dire questo, e con questo davvero finisco. Se noi non ristrutturiamo il sistema finanziario, che è quello che ha causato questo cataclisma, qualunque programma che ha una prospettiva di lungo periodo è destinato al fallimento. È destinato al fallimento perché una crisi così può benissimo tornare. E su tutti i punti su cui c'erano da vedere i modelli di rischio delle banche, ogni banca si fa il suo modello di rischio ancora. È un po' come l'oste di Trastevere che decide lui che il vino è buono. La contabilità, noi abbiamo ancora dei bilanci che non significano assolutamente nulla, perché non si riesce a capire se una banca ha prodotti tossici o no in bilancio. Il miglior contabile, analizzando un bilancio di una banca, non può capire se ci sono prodotti tossici in quella banca. I requisiti di capitale sono ancora molto bassi, i requisiti di liquidità, cioè i prodotti rischiosi stanno tornando di moda in maniera pazzesca. In questi giorni c'è un ritorno fortissimo verso i junk bonds, cioè i titoli spazzatura. Abbiamo avuto una discreta bolla negli ultimi mesi con mercati che sono cresciuti, i crediti con leva finanziaria si sono diffusi, cioè tutto il sistema finanziario sta tornando identicamente dove era nel 2004, 2005, 2006. Quindi è in una situazione di pericolosità estrema. E noi in queste condizioni ci facciamo un programma che dovrebbe durare 20 anni. Buona fortuna, voglio dire. Non... Morale, io ho finito. Io credo che se non si mette nel conto anche una attenta e forte riforma del sistema finanziario, tutti questi progetti sono destinati ad andare male. Il fiscal compact è come abbastanza irrealizzabile, perché o non conclude o non ottiene il risultato, come vi ho fatto vedere si arriva all'80% strettamente seguendo il fiscal compact, oppure se voi volete fare più, e io ho messo delle ipotesi estreme, ho messo tassi di interesse reali nulli, come Babbo Natale, e, oppure ci sono altri due scenari che ho visto, uno pure con interessi reali nulli, ma comunque vuol dire avere un avanzo del 2,84 per 20 anni, 2,84, e questo è pur crescendo del 1,62 all'anno. Se andate a vedere, l'Italia dell'1,62 cresceva, non cresceva neanche negli anni, negli anni 80 cresceva del 2,31, ma allora c'era un disavanzo del 10% del PIL, il disavanzo primario era enorme, quindi la spesa pubblica finanziava e alimentava il sistema, ma con un avanzo primario nullo, ben difficile non riusciamo ad avere questi risultati. Oppure possiamo avere una prospettiva di, passando nel mondo della realtà, tassi di interesse bassi ma positivi, 0,73, e in tal caso ci vogliono degli avanzi primari molto più grossi, 2,87, è una crescita del 2,62 all'anno, una cosa che noi non vediamo neanche quando io portavo i calzoni corti, l'Italia cresceva del 2,62 all'anno. Quindi sono cose irrealistiche, fuori dalla... Vabbè, chiedo scusa perché ho già preso tanto tempo, tornerò poi, se ci sarà tempo tornerò a cose successive. Grazie.
Ringraziamo Gustavo Rinaldi per tutta la spiegazione, che è stata sicuramente interesse per tutti, anzi poi magari riprenderemo anche alcune delle soluzioni che sono state prospettate. Intanto io faccio anche il benvenuto a Gustavo Piga, che ci ha raggiunto e che interverrà per l'appunto con noi. Ricordo a tutti che nel caso in cui ci fossero domande, comunque sì, avremo anche spazio per le domande. Adesso prendo qualche secondo, magari incomincio anche a passare e lasciare qualche foglietto. Chi voglia in un qualche modo lasciarci delle domande può farlo, che poi raccoglieremo alla fine e faremo direttamente ai nostri ospiti. Ora Guido Iodice ci illustrerà quella che è l'alternativa, che viene poi anche presentata attraverso i blog da lui è cofondato, e quindi ascoltiamo per l'appunto le sue parole. Buonasera a tutti, io sono Guido Iodice, sono insieme a Daniela Palma, che è una ricercatrice economica dell'Enea, l'ideatore e l'autore di Keynes Blog, keynesblog.com, che è nato l'anno scorso e ha, diciamo, come scopo quello di illustrare e fare una rassegna delle idee per uscire dalla crisi, per capire la crisi e per uscire dalla crisi. Noi nel nostro blog presentiamo sia articoli nostri originali, sia articoli ripresi da altri autori, tra cui qualcuno anche qui oggi. Siamo molto soddisfatti di questo lavoro perché le visite sono tante, abbiamo anche una rubrica su Left, che è il, diciamo, l'allegato dell'Unità, purtroppo, perché è bel giornale, ma dicevo, Left è un bel giornale, ma l'Unità ogni tanto no. E abbiamo anche una collaborazione con Micromega, e quella che io adesso andrò ad illustrare è un po' il risultato di una nostra riflessione su quella che potrebbe essere la soluzione migliore per la crisi dell'euro, tenendo conto, come dicevo prima in apertura, che le cose in economia non sono semplici, non basta dire, come siamo entrati nell'euro possiamo uscire, nel mezzo ci sono tanti anni, c'è stata una crisi finanziaria, c'è stata l'austerità, c'è la crisi dei debiti sovrani, che poi è quella di cui, diciamo, vi parlerò, e quindi bisogna tener conto di tutti questi fattori e di quello soprattutto che nel resto del mondo succede, quindi di quello che è ad esempio la domanda estera, e vi farò vedere dei grafici su come l'idea del così romantica, ecco così, che la svalutazione automaticamente riequilibri le partite correnti e la bilancia commerciale, sia in realtà qualcosa che va approfondita molto più con attenzione. Chiudiamo tutte le schede e apriamo. Allora, questa relazione, come dicevo, si intitola Da Mario a Maynard, cioè da Mario Draghi, presidente della BCE, a John Maynard Keynes. Una soluzione della crisi dell'euro ispirata al Bancor. Il Bancor era il nome di questa valuta virtuale mondiale che Keynes voleva, che aveva presentato alla conferenza di Bretton Woods dopo la Seconda Guerra Mondiale, che non fu approvato in quella sede, fu approvato un sistema meno intelligente, ma che comunque funzionò, un sistema che era basato su, attenzione, cambi fissi, sia pure aggiustabili, e che però, a differenza dell'euro, prevedeva il controllo dei movimenti di capitale e ha contribuito, insieme ad altre, alle politiche keynesiane a livello nazionale, ad assicurare il periodo più lungo nell'intera storia del capitalismo, il periodo di stabilità più lungo nell'intera storia del capitalismo. Cioè noi dalla Seconda Guerra Mondiale agli anni 70 non abbiamo avuto nessuna crisi bancaria nel mondo occidentale. Abbiamo avuto qualche crisi bancaria
finanziaria nei paesi in via, o quelli che oggi si chiamano paesi in via di sviluppo, ma sostanzialmente se uno legge This Time is Different, un famoso libro di Reinhard Rogoff, che sono pessimi per altri motivi, ma i dati li hanno raccolti bene, vede fondamentalmente che in quegli anni non è successo nulla, mentre prima e dopo è successo di tutto. Da cosa a cosa è dovuta la crisi dell'euro? Fondamentalmente noi importiamo la crisi finanziaria dagli Stati Uniti, come è stato detto il professor Rinaldi. A un certo punto, quando Lehman Brothers fallisce, viene lasciata fallire, tutte le altre banche vengono salvate, Lehman Brothers viene lasciata fallire, il panico si diffonde sui mercati e i mercati cominciano a domandarsi se ci sono dei paesi che hanno interesse ad uscire dall'euro. Quali sono i paesi che potrebbero avere interesse ad uscire dall'euro, cioè ad avere ridenominato il loro debito, sia debito pubblico che debito privato? Sono quei paesi appunto che sono in deficit, che hanno accumulato deficit durante gli ultimi 10-15 anni, e nell'area euro questi sono l'Italia, la Grecia, la Spagna, l'Irlanda, il Portogallo. Non ho messo Cipro, ma anche Cipro rientra in questi paesi. Come vedete, il nostro, questo è il debito, si chiama tecnicamente Net International Investment Position, assimiliamolo diciamo al debito che tutta un'economia, quindi sia pubblico che privato, ha con l'estero. Nella maggior parte dei casi, anzi sempre diciamo, questi debiti con l'estero sono debiti privati, non sono debiti pubblici. Tutta questa diciamo, manfrina che ogni volta il debito pubblico è il problema, il debito pubblico è il problema. No, la crisi negli Stati Uniti è stata causata dal debito privato, la crisi dell'euro è crisi fondamentalmente di debito privato. Poi si ripercuote sui debiti pubblici perché appunto i mercati scommettono sull'uscita di alcuni paesi che potrebbe avere convenienza in questo senso. Allora ci si domanda a questo punto: usciamo dall'euro, svalutiamo, così abbiamo tutti questi vantaggi, le nostre partite correnti, cioè diciamo le esportazioni, importazioni più altri flussi finanziari migliorano perché noi siamo un paese competitivo, eccetera eccetera eccetera, vediamo se funziona davvero così. Partiamo da un paese emergente che negli anni passati è stato un paese anche esportatore, che è l'India. Ora, come vedete, l'India, il cui principale partner commerciale è la Cina, dal 2008 ad oggi rispetto alla Cina ha svalutato quasi del 50%, rispetto all'euro del 34, rispetto al dollaro sempre del 34. Non tutto insieme, però diciamo che già dal 2008 vedete che c'è almeno intorno al 20% rispetto alla Cina, al 10-15 rispetto alle altre due valute. Noi diciamo, la Cina sicuramente avrà migliorato la sua, perché ha svalutato i prodotti, i nostri prodotti, i prodotti indiani costano di meno e quindi verranno comprati da cinesi e da altri. No, non è successo, è successo esattamente il contrario, è peggiorata, si passa da meno 2,3% di deficit di partite correnti a meno 4,6, e le cose peggiorano, sono in via di peggioramento, scrive la Reserve Bank of India, cioè la banca centrale indiana, nel 2011. Nonostante il fatto che la rupia indiana si sia deprezzata nei confronti del renminbi, che non riesco mai a pronunciare, cioè lo yuan cinese, rendendo notevolmente più competitivi i prodotti indiani, il deficit commerciale dell'India contro la Cina è esploso nel recente periodo. Una notizia di settembre che ho preso su un giornale indiano: c'è stato un incontro tra il governo indiano e quello cinese, e la dichiarazione del ministro del commercio indiano è stata la seguente: il crescente disavanzo con la Cina non è sostenibile.
Nel 2012-2013 il deficit commerciale dell'India con la Cina è stato di circa 39 miliardi di dollari, contro un disavanzo di 37 miliardi di dollari nel 2011-2012, cioè in due anni precedenti. Come vedete qui dal grafico, come vedete le importazioni dalla Cina verso l'India aumentano, aumentano un poco anche le esportazioni dall'India verso la Cina, ma vedete che già nel 2012 tendono a calare. Passiamo all'Argentina, paese di cui si parla molto. Dice l'Argentina non ha svalutato, cioè se uno gira su internet e pensa che il problema dell'Argentina in questo momento sia il fatto che non ha svalutato, e invece no, l'Argentina ha svalutato e anche abbastanza in modo insomma, importante, perché dal 2008 ad oggi rispetto al dollaro meno 47%, rispetto all'euro meno 47%, rispetto al reale brasiliano, il Brasile è il maggior partner commerciale dell'Argentina, meno 38-39%. È vero che questa svalutazione non compensa la crescente inflazione in Argentina, ma è anche vero che questa inflazione c'era anche prima, non è che si sia inventata tutta adesso. E comunque un qualche miglioramento si doveva vedere, si è visto no, semmai si è visto un peggioramento. Cioè noi passiamo da più 2-3% di avanzo delle partite correnti nel 2008 a 0,1-0,27, in realtà oscillante, dipende da come ogni trimestre c'è una statistica, una va sopra, una va sotto, ma insomma fondamentalmente una parità. La differenza, uno dice ma com'è? Come è successo? Dice, perché dovrebbe succedere questo? L'Argentina è un paese esportatore? Sì, in effetti, quando svalutò dopo diciamo, il periodo di parità col dollaro negli anni 90, come vedete, impressionante, immediatamente si passa da un disavanzo del meno 1,4 ad un avanzo dell'8,5. Quindi sono 10 punti di differenza. Poi si stabilizza, perché è chiaro, non si può avere tutti gli anni quel risultato là. Però vedete come immediato è chiaro l'effetto della svalutazione. Mentre quello precedente, vedete, è di segno differente. Cioè quello di oggi è di segno differente rispetto a quello della uscita dalla parità col dollaro. Regno Unito, altro, Regno Unito si legge sui giornali, paese diciamo che ha depresso in questi anni la sua economia con governi conservatori, però è un paese che ha svalutato anche diciamo dal 2008 ad oggi rispetto al dollaro del 20%, rispetto all'euro del 20%. Come sono andate le cose nel Regno Unito? Anche qui diciamo le cose non sembrano migliorare molto. Si passa da un meno 1% del fine 2008 al meno 3,7. Ora è vero che uno legge sui giornali, le esportazioni sono al massimo storico, sì, ma perché c'è le valute, anche il dollaro, se misurate in dollari, anche il dollaro si svaluta, è chiaro che tu hai sempre esportazioni maggiori rispetto a quelle che avevi 10 anni fa, per ovvi motivi, per questo motivo. Però se guardiamo la differenza delle partite correnti, che è quello che ci interessa dal punto di vista dell'accumulo del debito con l'estero, vediamo il Regno Unito oggi ha fatto piuttosto male. Mentre quando il Regno Unito uscì dallo SME, la cosa fu assolutamente chiara. Uscì insieme a noi dallo SME un giorno prima, si passò da meno 2,1 a poi meno 1,9, meno 1, poi insomma si assestò, però andò quasi in pareggio dopo qualche anno. E qui arriviamo a qualcosa che è diventata abbastanza nota a chi si diletta diciamo anche di economia. È la cosiddetta condizione di Marshall-Lerner. Cosa dice la condizione di Marshall-Lerner? Dice che se tu svaluti e diciamo, l'elasticità
della risposta, ecco, chiamiamola così, delle esportazioni è abbastanza ampia da compensare quello che paghi di più in importazioni, allora tu hai diciamo un miglioramento della bilancia commerciale, tendenzialmente anche delle partite correnti. Dice, questi paesi come erano messi? Erano messi bene. L'India, uno studio del 2005 dice che verificava la condizione di Marshall Lerner, l'Argentina anche, infatti nel 2001 ha funzionato, il Regno Unito anche, perché, funzionò benissimo nel 1992. Quindi occorre chiedersi perché la svalutazione questa volta non ha migliorato le partite correnti. Una possibile risposta risiede nel fatto che noi ci troviamo in presenza di una terrificante carenza di domanda estera, cioè i commerci mondiali sono quasi fermi. Nel 2008 l'intero ammontare dei commerci mondiali sommava 16.154 miliardi di dollari, nel 2012 18.323. Ora, facendo una proiezione diciamo pessimistica su come si sarebbe dovuto muovere il commercio mondiale se non ci fosse stata la crisi, noi, cioè con una crescita intorno al 15% anno, noi vediamo che oggi dovremmo essere a 28 mila miliardi di dollari, non 18, cioè mancano l'appello 10 mila miliardi di dollari, e la tendenza non è al miglioramento, perché se voi vedete i dati della colonna del 2011-2012, vedete che si passa da 18 miliardi 291 a 18 miliardi 323, cioè zero. Crescita fondamentalmente zero. Cosa succede quando la domanda estera è stagnante, quando c'è una carenza di domanda estera? Che diventano prevalenti altri effetti, cioè quelli che prima ricordava il professor Rinaldi: la domanda interna guida le importazioni e la domanda estera guida le esportazioni. Cioè tu, anche se sei con il cambio fisso, il cambio flessibile, è come se avessi lo stesso un vincolo esterno, perché il vincolo è della domanda. Qui ho fatto un grafico per mostrare, se l'offerta a un certo punto, vedete la linea blu, è alta, io diminuisco la diminuisco rispetto ai prezzi, quindi rendo i prodotti più convenienti, ma c'è carenza di domanda estera, di domanda in genere, la curva della domanda tende ad essere rigida, cioè tende a diventare quasi verticale, e per cui il guadagno che ho è molto piccolo. Ora, per farvi un esempio della vita quotidiana, dovete pensare ai saldi. Quando ci sono i saldi e non c'è una crisi economica, i saldi vanno bene, cioè i commercianti vendono di più di quanto vendevano nel precedente periodo, e anche se vendono a meno, però non importa, va tutto bene, perché vendono grandi quantità. Si liberano i magazzini di merce vecchia, eccetera, sono tutti contenti, noi ci andiamo a casa con un vestito firmato perché abbiamo pagato il 30% di meno. Cosa è successo in questi anni? Che i saldi sono andati male. Perché? Perché la gente, anche se la cosa costa il 30% di meno, non la compra lo stesso, perché non ha i soldi. Questo vuol dire carenza di domanda. Quindi, riassumendo, cosa ci dice l'esperienza recente? Che la flessibilità del cambio non assicura il miglioramento della partita correnti, persino per quei paesi che, nella loro esperienza storica, avevano invece beneficiato da svalutazioni. Pertanto l'esperienza passata non è una buona guida per il futuro, come ricordava Keynes spesso. E cosa sappiamo ancora? Che noi dal 2008 ci troviamo in una crisi finanziaria, in una crisi economica che non si è ancora risolta neanche negli Stati Uniti, e per la verità anche in Inghilterra le cose vanno piuttosto male, perché se uno vede i prestiti
in Inghilterra, nonostante tutti i quantitative easing, tutta stampa di moneta, eccetera, i prestiti sono calati e sono rimasti lì. Quindi c'è un'estrema fragilità finanziaria globale. Nel 2008 il fallimento della sola Lehman Brothers innescò un contagio globale. Recentemente il solo Lehman Brothers era una banca grande, ma una. Recentemente il solo annuncio del tapering, cioè della riduzione dei cosiddetti quantitative easing, cioè di questa stampa di moneta per comprare titoli da parte della Fed, ha causato la fuga di capitali nei paesi emergenti e tant'è che la banca centrale americana, la Federal Reserve, ha dovuto cambiare opinione perché vedeva che le borse andavano male anche negli Stati Uniti, ma anche perché si vedeva che si stava creando un problema a livello addirittura globale. La rottura dell'area euro a seguito dell'uscita dei paesi periferici espone pertanto al rischio di una nuova crisi finanziaria e di un ulteriore e prolungato credit crunch. Queste sono conclusioni anche si trovano in molti studi. Poi non bisogna prendere sempre con le pinze gli studi fatti dalle banche, fatti dagli vari istituti, perché poi sono sempre gli stessi che nel 2001, quelli che ti dicono no, esci dall'euro, sono quelli che nel 1998 dicono no, entra nell'euro. insomma, bisogna stare un po' attenti. Però, diciamo, è verosimile che in una situazione di questo genere una uscita unilaterale da parte di uno dei paesi dell'Italia, la Spagna, cioè sarebbe seguita anche da altri paesi e creerebbe probabilmente un credit crunch, perlomeno in quei paesi, ma più probabilmente in tutta Europa, e chissà quali potrebbero essere le conseguenze oltre. Quindi che fare? Io poi mi sono rifatto a quel documento dei 5 scenari del gruppo Economia 5 Stelle, ho trascurato solo l'ipotesi di una moneta complementare, che è una cosa interessante, ma diciamo forse ci toglierei troppo tempo ora. Prima opzione, lasciare tutto così? No, assolutamente, perché gli squilibri distruggeranno l'unione monetaria e l'Unione Europea in modo probabilmente traumatico, perché guardate che è vero che adesso le partite correnti e la bilancia commerciale dei paesi periferici è un po' migliorata grazie all'austerità, noi importiamo meno, eccetera, eccetera. Ma appunto basta che ci sia un attimo di ripresa e esplode più di prima, perché intanto noi abbiamo distrutto nostre industrie, abbiamo distrutto nostre imprese e quindi chiaramente non siamo più competitivi di prima, diciamo, non siamo più diventati più bravi di prima. La seconda soluzione, Eurobond, mutualizzazione dei debiti, eventualmente Stati Uniti d'Europa. Sono impraticabili politicamente per l'opposizione della Germania, è stato detto prima e verrà detto ancora, io nulla questio, chi si illude, ma Stati Uniti d'Europa, cioè, bello, sì, ma non c'è trippa per gatti, si dice a Roma. Uscita unilaterale dall'euro dell'Italia e altri PIGS, cioè i PIGS sarebbero Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna, che la sigla vuol dire maiali, l'altro modo di dirci è gypsy, cioè zingari. E i rischi sono elevati e i vantaggi, come abbiamo visto, sono incerti. Un'altra opzione è l'uscita della Germania, che è diversa dal punto di vista finanziario, di altri paesi core. È stata avanzata, diciamo, da Stiglitz e Soros. È una buona idea perché non creerebbe quel panico finanziario, l'euro rimarrebbe per tutti gli altri e i paesi ricchi uscirebbero, quindi il panico finanziario sarebbe molto più ridotto. Tuttavia bisogna convincere la Germania, non è che possiamo andare con i carri armati in Germania, dicono uscita dall'euro per favore. L'altra possibilità è euro sud e euro nord, cioè i paesi che più o meno è la stessa cosa, diciamo, i paesi del nord creano la loro moneta e i paesi del sud creano la loro moneta. Il problema è che se la fanno all'euro, poi noi la Francia diventa la nuova Germania rispetto al sud,
E poi quando magari convinciamo la Francia ad uscire, diventiamo noi rispetto a quelli che se la prendono sempre, scusate, in quel posto sono i greci, che cioè sono gli ultimi, di greci e portoghesi. Io onestamente mi sento solidale col popolo greco, vorrei evitare cose del genere. La soluzione che a noi convince maggiormente, appunto, che ho intitolato Marian Maynard, la soluzione di Keynes, ispirata all'International Clearing Union, che John Maynard Keynes, famoso economista inglese, avete sicuramente sentito parlare, propose a Bretton Woods. Come si dovrebbe fare? Bisognerebbe trasformare l'euro da moneta unica a moneta comune, cioè ogni stato tornerebbe, ogni paese ritornerebbe alle sue valute nazionali, ma queste monete nazionali verrebbero agganciate con un rapporto di cambio fisso, ma non irrevocabile come l'euro, quindi con una possibilità di aggiustamento, a questa moneta comune. Bisognerebbe creare una stanza di compensazione, una clearing union, si dice, europea, cioè evolvere sostanzialmente l'attuale BCE, evolvere, diciamo, togliere in realtà alcuni poteri all'attuale BCE, farne solo una camera di compensazione. Questa moneta comune non sarebbe una moneta fisica, sarebbe semplicemente un'unità di conto. Se io devo esportare in Germania non posso usare le lire, ma devo usare questa unità di conto, in modo che nella camera di compensazione tu hai diciamo, ogni paese ha un suo conto corrente nella camera di compensazione, e in questi conti correnti si accumulano i surplus o i deficit delle partite correnti, cioè diciamo della bilancia commerciale quando commerciamo. Cosa succede quando c'è una tendenza di un paese a accumulare dei surplus, come ad esempio è la Germania? I paesi vengono disincentivati automaticamente, attenzione, automaticamente, a mantenere gli avanzi attraverso la previsione di quote e tassi di interesse crescenti sugli avanzi in questa stanza di compensazione. Come avere un conto corrente dove tu hai più 100 euro, ma io, banca, ti tolgo qualcosa perché i tuoi più 100 euro in realtà sono i meno 100 di qualcun altro, quindi tu devi essere diciamo indotto a compensare in modo simmetrico gli avanzi con i disavanzi. Per correggere gli avanzi possono adottare misure differenti: espansione interna, cioè aumento della spesa pubblica ad esempio, aumento dei salari oltre la produttività, e questa è una misura abbastanza efficace dal punto di vista della compensazione delle differenze di competitività, oppure spendere il surplus che si è accumulato in acquisti di merci da paesi in deficit, che è esattamente ciò che la Cina adesso si è impegnata a fare con l'India, tanto per dire. Oppure, in ultima analisi, la rivalutazione della moneta nazionale rispetto all'euro, quindi diciamo l'euro marco salirebbe di un 5, di un 10%, ma questo non quando ormai le cose sono diventate drammatiche, ma in continuazione, sarebbe un aggiustamento continuo. Cosa farebbero i paesi in deficit? Vengono disincentivati a mantenere i deficit attraverso sempre la previsione di quote e tassi di interesse sui debiti nella stanza di compensazione, ma ridotti rispetto a quelli dei paesi creditori. Per correggere i deficit possono adottare misure non deflazionistiche, cioè non l'austerità, per aumentare la loro competitività. Ad esempio, sostituzione delle importazioni, cioè noi importiamo pannelli solari, la nuova Unione Europea ci deve dare il permesso di diciamo aiutare le nostre imprese che producono pannelli solari, incentivi fiscali per l'innovazione, di prodotto e di processo, svalutazione della moneta nazionale rispetto all'euro, se queste l'euro, cioè sarebbe la nuova moneta comune, rispetto all'euro, se queste misure non fossero sufficienti. I vantaggi di questa soluzione: non richiede gli eurobond, non richiede la mutualizzazione dei debiti, quindi diciamo supera eventuali problemi che la Germania e i paesi del centro oggi vedono fondamentali. Non richiede trasferimenti fiscali, cioè il trasferimento diciamo è privato, io compro di più, compro di meno a seconda delle partite correnti. Gli spazi di sovranità politica
di sovranità monetaria, politica e fiscale molto ampi per i singoli stati, almeno pari a quelli che esistevano nel sistema di Bretton Woods, cioè prima degli anni 70. Dico almeno pari perché in realtà quel sistema non aveva questo gioco di, diciamo, di correzione, per cui in realtà i paesi potevano venire, diciamo, andare in passivo. Però quel sistema funzionò abbastanza fin quando furono di fatto liberalizzati i movimenti del capitale e poi il dollaro si trova in una tempesta finanziaria. Altri vantaggi: nessun rischio di credit crunch, fuga di capitali, è una trasformazione fondamentalmente, non dico indolore, però certo qualcuno potrebbe giocare inizialmente su, come dire, su una speculazione per il fatto che stai ridenominando la moneta, quindi io voglio il marco che così si rivaluta, però dopo un certo periodo queste cose si assesterebbero normalmente perché non c'è un pericolo di peggioramenti futuri del tasso di cambio, non c'è un pericolo di, come dire, di non fiducia nel paese che adotta questo sistema, come potrebbe essere invece se si esce dall'euro unilateralmente. Riduzione dell'incertezza sui valori e l'affidabilità delle monete nazionali, conserva il mercato unico, anche se ne minimizza gli svantaggi, e il nuovo euro sarebbe una moneta di riserva internazionale, come sottolineato da Sapir, potrebbe diventare un riferimento per i paesi in via di sviluppo, i BRICS, Brasile, India, Sudafrica e Cina, e un modello di riforma per il sistema monetario internazionale. Se la Germania dice no, non ci sono grandi problemi, nel senso che la soluzione può essere attuata anche senza i paesi core. In questo caso si tratterebbe di una riproposizione corretta del cosiddetto Eurosud. L'area del nuovo Eurosud comprenderebbe la Francia, l'Italia, la Spagna, cioè la seconda, terza e quarta economia dell'Eurozona, più gli stati minori. Darebbe agli stati periferici comunque una credibile arma di ricatto nei confronti della Germania, perché è chiaro che se tu vai dalla Germania e dici no, devi fare, io voglio questo, questo e quest'altro, e se no esco dall'euro, quello dice non ci crede, perché sa che, diciamo, i rischi che correremmo sono elevati, mentre se tu vai con una proposta di questo genere, tanto più insieme a Francia, Spagna e altri paesi, la minaccia diventa credibile, ed è una soluzione che può essere adottata anche all'ultimo minuto nel caso di esplosione e drammatizzazione della crisi. Questi paesi proponenti potrebbero adottare immediatamente questa soluzione. Concludendo, quello che io vorrei proporre al Movimento 5 Stelle è questo. Noi di Keynes Blog, il Movimento 5 Stelle potrebbe inserire la soluzione Keynes come punto centrale del suo programma per le elezioni europee, perché la forza di questa proposta consiste nel dare al fronte critico sull'euro una via praticabile, non traumatica, non distruttiva alla soluzione della crisi dell'euro. Non può essere liquidata questa proposta come euroscettica, populista, avventurista o economicamente infondata, perché anzi è economicamente fondata sull'analisi di quello che è successo in questi anni. Non è una proposta di fantasia, perché l'Europa ha già in parte sperimentato qualcosa del genere negli anni 50 con l'Unione Europea dei Pagamenti. È stata già avanzata, giudicata positivamente da molti economisti, ultimamente Frederick Lordon, Steve Keen, anche nella Link tedesca ci sono degli economisti e dei deputati che l'hanno proposta, Riccardo Bellofiore diciamo l'aveva proposta in anni passati, e ne potrei, insomma, citare molti altri. Lo stesso Sapir è favorevole a questa proposta, e quindi è possibile costruire un consenso trasversale non solo tra forze politiche, ma persino, io credo, anche tra pezzi dialoganti di critici dell'euro e favorevoli e spaventati, diciamo, da un'eventuale uscita dall'euro. Vi ringrazio. Io ringrazio Guido Iodice, do subito la parola a Sergio Cesarato in modo da poter anche guadagnare tempo per le domande che stanno arrivando. No, va benissimo, darò un segnale comunque sia anche ai prossimi
ospiti che interverranno in modo da potersi regolare. Grazie a Sergio Cesaratto e a Guido Iodice che è appena intervenuto. Sì, bene. Vabbè, le presentazioni già sono state fatte, quindi dobbiamo ripetere. Io insegno politica economica europea, politica monetaria e fiscale dell'Unione Monetaria Europea a Siena. Un paio d'anni fa abbiamo curato un ebook con parecchi economisti che trovate ancora su Micromega online, che si chiamava Oltre l'austerità. E poi un blog, basta fare su Google Cesaratto blog, trovate un po' le cose che scrivo sui giornali in giro. Prima di tutto un apprezzamento per l'iniziativa, ecco, quando ho risposto a Laura Castelli ho detto finalmente un'iniziativa di questo tipo. Tuttavia, diciamo, perché insomma, sentiamo gli economisti che magari non con posizioni identiche, però insomma negli ultimi 3-4 anni, qualcuno ha cominciato dopo, ci siamo veramente spesi tanto insomma per rendere consapevole il paese dei disastri in cui le politiche economiche prevalenti lo stanno portando. Diciamo un po' il pericolo che io vedo poi in questa che c'è sempre, diciamo, Rinaldi diceva appunto se ci sono 5 economisti con 5 pareri, poi il detto vero è che poi se uno degli economisti è Keynes, 4 pareri sono quelli di Keynes, ma è vero, siamo 5 economisti, poi ce ne sono altri 5, di sentire una cacofonia di voci e questo è un po' pericoloso. Quindi cercherò un pochino di cercare di essere generale e molto politico nelle mie considerazioni, perché qui non si può scindere tecniche e scelte dalla politica, insomma, non possono essere assolutamente scelte. Mi preoccupa anche il fatto che, diciamo, fuori un po' dai nomi che girano per questi inviti, rimangono fuori insomma, forse il meglio della tradizione eterodossa italiana, quindi però di questo diciamo, si può parlare, come coinvolgere magari economisti che alcuni anche vecchi saggi legati insomma alla sinistra italiana, ma altri un pochino più giovani insomma, che però magari non frequentano il web così intensamente eccetera, quindi sono apparentemente meno noti, ma insomma hanno pedigree e saggezza molto importante rispetto magari ecco, a chi ha fenomeni più legati un po' al web. Di tutti abbiamo bisogno, dobbiamo molto puntare alla qualità. Quindi io spero diciamo, che oltre questi incontri diciamo, come dire, ci sia un momento successivo in cui ci si mette, chiamate almeno un po' di noi a mettersi attorno al tavolino e quindi dare una mano a stendere, andiamo verso le elezioni europee, stendere diciamo dei programmi che però non devono essere, come dire, di cui non mi interessa l'aspetto tecnico, mi interessa le scelte politiche che questi programmi sottendono, nel senso qui a me sembra, e questo forse è il messaggio principale che voglio dare, che il momento sia estremamente propizio perché finalmente emerga nel paese una rabbia, fatemelo dire in questo modo, anti-europea, perché poi alla fine questo deve essere naturalmente contro questa Europa. Adesso se guardate Letta è preoccupatissimo, non fa che ripetere la paura, il timore che nel prossimo Parlamento europeo ci saranno un 30-40% di 30% è possibile di parlamentari che sono diciamo anti-europei. L'articolo di Scalfari ieri su Repubblica è molto significativo, denunciava la stessa cosa. Oggi Pane Bianco, interessante, lo bacchetta sul Corriere della Sera dicendo non puoi tacciare le ragioni di fondo per cui la gente sta opponendosi e si opporrà a questa Europa, non le puoi tacciare come mero populismo. Perfino Angelo Pane Bianco sul Corriere della Sera dice queste cose, tranne poi non sa che dire di fronte alla prepotenza della Germania, evoca ma ci salverà Obama, insomma un pochino improbabile, ma però dà il segno che sul Corriere della Sera c'è anche disperazione rispetto alla situazione attuale. Quindi il momento è assolutamente propizio di riuscire a mettere in piedi un movimento nel paese, un'opinione pubblica e poi a un certo punto portarla in piazza in maniera con le padelle, le pentole assolutamente massiccia, perché io ritengo che
possiamo fare decine e centinaia di riunioni, tantissima accademia, fare i programmi più belli del mondo, ma questo, come dire, finché non ci sarà un movimento, una sollevazione, termine che non mi piacciono, però è così, un sommovimento nel paese di milioni di persone, e auspicabilmente non solo in Italia, per le ragioni che dirò, queste proposte rimarranno puramente accademia, anche perché purtroppo non è che anche se noi decidessimo euro sì, euro no, poi decidiamo euro no, come dire, facciamo un referendum tranquilli, apriamo una trattativa europea per fare un'uscita dolce dall'euro, non ci può essere. Nel senso che appena ne parli seriamente, fuori diciamo da un dibattito accademico o presso gruppetti sul web o quant'altro, appena ne cominci a parlare seriamente o addirittura in sede, come dire, con un dibattito che possa avere poi effettivamente come esito quello, ti si scatena la bufera finanziaria, cioè automaticamente già sei fuori dall'euro, perché devi mettere il controllo dei movimenti di capitale, devi chiudere le banche, quindi automaticamente già sei fuori dall'euro. Però la mia idea è che dobbiamo arrivare a questo punto, però ci si arriva sotto con la costruzione un movimento popolare, il Movimento 5 Stelle ne ha l'opportunità, ne ha la possibilità. Forse non subito, qui bisogna essere politici fini, io non lo sono, con uno slogan anti-euro, usciamo dall'euro, perché forse la gente non capirebbe. Qui ha fatto un movimento popolare in cui dice o si cambia o trovare uno slogan per cui la gente capisca il messaggio lo si comincia a comprendere fuori. Insomma, se si riesce a portare un 30% di parlamentari nel Parlamento europeo contro questa situazione, il Parlamento europeo, io forse penso il 30% di parlamentari, tu riesci a bloccare l'Europa, perché comunque tutte le deliberazioni importanti, eccetera, io non sono un costituzionalista europeo, ma debbono passare della Commissione, molte debbono passare per il Parlamento europeo, tu sei in grado di bloccare l'Europa in questo modo. Insomma, ma soprattutto qui dobbiamo bloccare l'Italia e speriamo che blocchino la Francia. Ora il problema della Francia è dà fastidio che l'opposizione all'euro sia Marine Le Pen, però se tanto dirà tanto, e finché io sono di sinistra, ma la sinistra italiana per come la conosciamo secondo me è morta, è assolutamente morta e si è immolata sull'altare dell'Europa, se Maria Le Pen rispetta la democrazia e la non violenza, si ragiona anche con Maria Le Pen, insomma, perché la possiamo condividere naturalmente nei limiti della democrazia e della non violenza, quello è, poi puoi anche dire le cose che vuoi su tutto, ma nei limiti della democrazia e della non violenza. Quindi perché il fatto della Francia è essenziale, pensare a anche, come dire, certo, in extremis anche quello, ma a riuscire ad arrivare al punto in cui il problema dell'uscita dell'Italia si pone, ripeto, sotto una spinta che deve essere popolare, uscire da soli naturalmente ci espone a ritorsioni della Germania, questo naturalmente è molto pericoloso, quindi, come dire, la cosa accada in contemporanea con la Francia, ma anche comunque se non si arriva a quel punto, dobbiamo far paura, perché se qualcosa riesce a cambiare in questa Europa e se riusciamo a far paura che insomma l'opposizione può montare oltre quel 30%, questa Europa com'è, riusciamo a distruggerla, a demolirla, forse qualcosa potrebbe anche cambiare, non lo so, ma forse qualcosa potrebbe cambiare nelle politiche attuali. Io avrei voluto fare un discorso, una traccia molto più organico, ma insomma questo poi lo si mette sul web. È chiaro che io vedo un pochino due o tre momenti nei nostri compiti. Uno ovviamente è dire... Allora, fatemi seguire un attimo la traccia. È ovvio che l'euro è stata una grande sciocchezza. Gli economisti lo sapevano, avevamo una teoria, perché dell'unificazione monetaria europea si è cominciato a parlare
negli anni 50, 1950, immediatamente gli economisti si sono messi a discutere, fioghi economisti si sono messi a discutere se un'unione monetaria europea fosse fattibile o meno. Le risposte tesero ad essere negative. Abbiamo questa, diciamo, voi avrete tutti letto il libro di Bagnai che ne parla, la teoria, la OCA, la Optimal Currency Area, la teoria delle aree valutarie ottimali, che diceva: guardate, l'Europa non è un'area valutaria ottimale. Altri economisti ci hanno avvertito, a meno che i paesi più forti siano disponibili a effettuare trasferimenti di reddito verso i membri più deboli, a meno che i membri più forti siano disponibili ad avere un'inflazione più alta, sì da aiutare la competitività dei paesi più deboli che non possono più svalutare, se i paesi più forti sono disposti a sostenere la domanda aggregata, sì da aiutare le esportazioni dei paesi più deboli. Ma queste condizioni in Europa non le abbiamo. Altri economisti, fiocchi economisti, prima, diciamo, decenni, due, tre decenni fa anche, hanno detto: queste condizioni ci possono essere se si fa un'unione politica. Cioè, un'unione politica vuol dire un accordo fra i paesi a condividere, alla solidarietà, a condividere i propri destini, a condividere, a fare in modo che gli standard di vita sociali siano tendenzialmente simili in tutta l'area. Bisogna prima fare un'unione politica, poi si può fare un'unione monetaria tra realtà così diverse. Ma sono violate le leggi della gravità, le leggi della fisica, si è fatto il contrario. Prima un'unione monetaria e siamo a questo punto. Naturalmente noi, come nostro primo momento, appunto, è sicuramente pericoloso andare subito, usciamo dall'euro, rompiamo l'euro. Primo momento dobbiamo dire: noi abbiamo delle proposte per far funzionare questa unione monetaria. Le proposte le possiamo articolare, adesso io non ci voglio entrare dentro. Naturalmente una proposta, assolutamente il primo passo, le distinguerei in proposte immediate e proposte più di lungo periodo. Proposte immediate, naturalmente la prima è quella che il professor Rinaldi ha enunciato: la BCE deve intervenire a ridurre questi famosi spread, li può ridurre ai livelli pre-crisi, cioè 20 punti, no? Adesso siamo a 250, non c'è ragione per cui siano 250. La BCE solo con degli effetti annunci, eventualmente con un minimo di interventi, può fare questo. L'altra cosa è un rilancio della domanda aggregata in Europa, in particolare nei paesi che se lo possono permettere, quindi la Germania, quindi sostenendo i loro salari, avendo una politica fiscale espansiva. Terza cosa, sospendere fiscal compact e tutte queste schifezze, dando ai paesi con alto debito pubblico l'obiettivo della stabilizzazione del rapporto debito-PIL, cioè che è un obiettivo, diciamo, responsabile. Se siamo al 120, ok, ci impegniamo che non aumenti oltre il 120, e conti, diciamo, della casalinga dicono che se tu hai come obiettivo la stabilizzazione del rapporto debito-PIL con tassi di interesse estremamente bassi, puoi fare politiche fiscali espansive anche nei paesi ad alto debito. Quindi tutto questo permetterebbe, diciamo, un rilancio. Queste sono le, naturalmente si dovrebbe pensare a un minimo di bilancio federale con dei ampliando i trasferimenti. Nel più lungo periodo le proposte sono di una revisione dei trattati. La piena occupazione deve essere iscritta al primo punto come obiettivo della politica economica europea. La BCE lo statuto della BCE, questo richiede la revisione dei trattati, deve diventare simile allo statuto della Federal Reserve, quindi avere l'obiettivo della piena occupazione accanto all'obiettivo della stabilità dei prezzi. Ma questo richiede la revisione dei trattati, una cosa di più lungo periodo. Noi queste proposte naturalmente dobbiamo avere, perché dobbiamo mostrarci positivi. Noi, queste sono le condizioni
minime, nulla di rivoluzionario, è scritto nella teoria economica, sono le condizioni minime perché l'Europa funzioni. Non stiamo facendo nulla di rivoluzionario. Quali sono le possibilità che questo tipo di proposte passi? Zero, ovvio. Quindi dobbiamo avere in testa che sono molto basse, diciamo, mai dire mai, per l'amor del cielo. Quindi dobbiamo costruire un movimento forte di protesta, naturalmente con queste parole d'ordine si potrebbe far, qui l'Europa potrebbe funzionare, ma al contempo con la chiarezza che se non è o così o pomì, o passano queste cose, oppure l'alternativa è una rottura, ma di cui non si può discutere, come dire, quando ne discuti seriamente l'euro a quel punto già si spacca. Nel momento in cui credibilmente un movimento in Italia e in Francia riuscisse a porre seriamente in difficoltà i governi e porre all'ordine del giorno, diciamo, o un cambiamento o un ribaltamento della situazione, a quel punto, come dire, sei sull'orlo della rottura dell'euro, a quel punto devi chiudere i mercati, però ci dobbiamo arrivare, ma ci dobbiamo arrivare con dei movimenti che costruiamo noi. Qui è una questione di salvezza del nostro paese, una salvezza anche dell'Europa in un certo senso, comunque certamente di salvezza del nostro paese. Poi in questo possiamo, io ho trovato, giustamente mi è stato chiesto, entra anche nel merito delle proposte fatte fino adesso, le proposte di Guido sono un po' curiose, perché Guido in un certo senso ha detto non dobbiamo rompere l'euro per poi farci una proposta che implica il ritorno alle valute nazionali, per cui va benissimo, facciamo, se riusciamo a ritornare alle valute nazionali, o esce la Germania, o facciamo un euro sud, euro nord, poi figure, adottiamo le cose di Keynes, sono molto belle, ma quello che voglio dire, mi preoccupa, è che questo passaggio, se ci sarà, in qualche modo dobbiamo batterci perché ci sia, se non c'è, se l'Europa non accetta proposte ragionevoli per risolvere questa, uscire da questa crisi, non è un passaggio drammatico che che dobbiamo affrontare semplicemente sulla forza di un movimento popolare che lo chieda, che alla fine ci sia un governo nostro di salute pubblica, italiano, francese e altri paesi, che vanno a Berlino e dire: allora, le proposte sono queste, o si cambia oppure Germania, tu esci, o lo fai in un momento, hai già chiuso i mercati, hai chiuso le banche, hai chiuso tutto, non è che puoi, i paesi sono fermi a quel punto, oppure c'è un'uscita consensuale. È molto importante che l'Italia non lo faccia da solo, sennò se noi ci troviamo Italia, Francia e Germania contro, noi diventiamo un paese paria, diventiamo un paese, come si chiamano, i paesi canaglia, quindi sarebbe molto drammatico. Naturalmente, a meno che in Italia c'è proprio una tale sommovimento popolare, una tale rivoluzione, che qualsiasi governo va a Bruxelles o a Berlino e dice: ma noi che dobbiamo fare? Il popolo italiano è tutto in piazza, noi dobbiamo necessariamente uscire, chiederemo l'appoggio degli Stati Uniti perché, come dire, si possa rimanere in Europa, perché il problema non è che vogliamo far crollare tutto qui, vogliamo salvaguardare l'Europa, vogliamo... si deve passare poi una fase, quindi avere un evento anche traumatico, ma passando una fase successiva che è consensuale. Ora io avrei voluto, dire delle cose più dettagliate, un pochino più tecniche, anche a me gli aspetti tecnici della rottura non preoccupano molto, si stampigliano le banconote, si chiudono per un po' i mercati, ci sarà una salutazione, ma poi il tasso di cambio si assesta, insomma, voglio dire, aspetti tecnici non mi preoccupano, ma li dobbiamo studiare bene. Quindi io auspico veramente che questo lavoro assolutamente continui a tavolino, ma non per riempire pagine e pagine di programma, per costruire programmi di lotta. Questo io ci tengo molto, qui non, la tecnica, la politica si sovrappongono. Direi che questo è il nostro dovere, direi che comunque sia, cominciano a essere spaventati con opposizione, ripeto, mi spiace usare il termine antieuropea,
perché io non sono contro l'Europa come non sono contro nessuno, ma diciamo contro questa Europa ovviamente, è nostro dovere farlo, è nostro dovere rispetto a altri temi, questo è il tema centrale, non si costi della politica, credetemi, non sono, questo è il tema centrale, di cui si gioca la vita e la morte di questo paese, dobbiamo però ecco dalle discussioni passare a, insomma, alle strade, direi. Grazie a Sergio Cesaratto. Beh, intanto, giusto per fare anche un punto, intanto che Riccardo Bellofiore prende posto, l'euro finora è stato chiarito e sottolineato che è stata una grande sciocchezza in un qualche modo, e la Germania sembra di capire anche dagli ultimi interventi, ma anche dall'intervento di Iodice, è in qualche modo un partner che deve essere convinto a fare qualcosa, o bisogna convincerlo a fare qualcosa, perché sennò logicamente si rimane punto a capo e tutte le soluzioni rimangono al punto iniziale dove siamo e non si va da nessuna parte. Vediamo quindi anche adesso l'intervento di Bellofiore, cerchiamo di capire se c'è un'altra alternativa o se quelle che sono state in un qualche modo raccontate finora sono praticabili o meno, e lo sentiamo dalle sue parole. A me piace sempre smentire le presentazioni, quindi farò tutt'altro. Si sente? C'è il bottone schiacciato? Non lo so, non vedo. Sì, c'è. Allora, innanzitutto ringrazio per l'invito, di cui sono certo. Facciamo convergere. E adesso come va? Bene. Allora, ringrazio per l'invito, di cui sono certo che vi pentirete. Io do per scontato che sappiate chi avete invitato, quindi uno che è diverso da voi, anche se al tempo stesso vi rispetta. Io ho molti amici che si sono, e amiche che si sono strappati i capelli. Io credo che si debba discutere anche tra diversi. Mi fa un po' ridere la definizione di neutrale, perché fin da abbastanza piccolo, 20 anni, io sono di parte. E la mia parte si chiama Movimento Operaio. È possibile, come dice il mio amico Cesaratto, che la sinistra sia morta? È sicuro che i partiti di sinistra attualmente esistenti siano morti? Io non so ragionare, però, fuori da quelle categorie. Le mie categorie sono classe, non cittadini, potere, non una eguaglianza generica, e per me la democrazia non è un referendum sul web. Mi chiamo un economista, ma io sono dell'idea di Ayman Minsky che gli economisti abbiano la tendenza ad essere drammaticamente cortigiani, sempre alla ricerca di un qualche principe. Io ho qualche impressione che da lontano qualcuno pensi al Movimento 5 Stelle come un nuovo principe. Io non c'entro niente. È possibile che la mia proposta sia moderata. Io credo che si debba fare delle analisi radicali, nel senso che vanno alla radice dei problemi. Fatte le analisi radicali, è anche possibile sul terreno politico giungere a delle soluzioni, nel caso moderate o di compromesso. Sempre il mio amico Cesaratto mi ha detto non essere troppo complicato, io non ci riesco perché io complico. Come dice il poeta, o in questo caso il cantante, sono per niente facile e sempre poco allineato. La mia domanda principale, poi incrocerò credo interrogativi di altri, è la risposta alla domanda come stanno le cose. Quindi un'analisi positiva, come si suol dire, non normativa. Poi andremo a vedere come se ne potrebbe uscire. Non ci metto molto tempo a discutere sulla crisi. La crisi non è nata come crisi europea. È nata come una crisi globale ed è nata nel 2007. Come ci è stato raccontato, la domanda può essere di investimenti o derivare dalla spesa pubblica in disavanzo o dalle esportazioni nette. In un'economia chiusa,
il mondo fino da destra è un'economia chiusa, non si esporta sulla luna, sono dunque gli investimenti e la spesa pubblica in disavanzo. Sta di fatto che nel mondo il cosiddetto neoliberismo dagli anni Ottanta se ne sono inventata un'altra, il consumo a debito, il debito privato. Ahimè, quella crescita si è rivelata come prevedibile, molto instabile, insostenibile. È stato sostenuto, e sono d'accordo, che il debito pubblico è molto più stabile e stabilizzante del debito privato. Quel mondo, non entro nei dettagli, è saltato nel 2007. L'Europa pareva andare benissimo, incluso l'euro, fino a Lehman Brothers. In realtà era già in crisi 6 mesi prima, ma i dati non lo coglievano. Quindi, se parliamo della crisi europea, parliamo di una crisi importata. La prima data è il 2008, la seconda è più o meno il 2010, credo, la crisi greca. La dichiarazione della Merkel e di Sarkozy, credo, a Deauville, ma perché no, la Grecia potrebbe uscire, e di lì, da quella frase, sono derivati molti disastri. Per noi la crisi diventa drammatica a metà 2011, poi interviene San Mario, non Mario Monti, una figura singolare di liberista quando il liberismo non è mai esistito, ma Mario Draghi, che sull'onda di una parola o di un'espressione, farò tutto quello che è necessario, e di una misura che non è mai stata applicata, ha sin adesso tenuto su la baracca. Io, come è stato ricordato, fin da sempre sono stato contro la moneta unica, e non ci voleva molto. Quando saltò il sistema monetario europeo, si firmò più o meno contemporaneamente il trattato di Maastricht, c'erano analisi che io condividevo e condivido sulle contraddizioni di quel disegno. E non ho bisogno di ricordarle più di tanto. Quel disegno toglie l'autonomia monetaria ai paesi, accoppiato la moneta unica, l'unione monetaria, accoppiata ai parametri di Maastricht, poi il patto di stabilità, figuriamoci il fiscal compact, toglie l'autonomia fiscale, accoppiato alle regole sulla, e all'ideologia sulla concorrenza, toglie la politica industriale, e si potrebbe continuare. L'illusione che una convergenza monetaria faccia convergere le condizioni reali dei paesi era risibile, e tutti sapevamo, avremmo dovuto sapere, che valeva il contrario. Sapevamo anche che la struttura proprio istituzionale dell'euro era, come dire, bacata. Beh, questo è quello che sapevamo. Dopodiché siamo entrati nell'unione monetaria. Una cosa è non entrare in unione monetaria, un'altra è uscirne, e uscirne nel mezzo di una crisi globale, che è anche una crisi del capitalismo. Anche perché noi abbiamo un problema. Cosa è successo tra il 1999, l'entrata nell'euro, il 2002, quando l'euro passa da moneta di conto a moneta circolante, e il 2008, la fine del 2008, che l'euro è stato ed è apparso un esperimento di successo. E la periferia cresceva più, con rarissime eccezioni. Il Portogallo, credo, e noi che crescevamo come la Germania, un po' più, un po' meno a seconda dell'anno, la Germania non cresceva tanto, mentre cresceva e velocemente la periferia. Sembrava quello che uno si sarebbe dovuto aspettare da una unione monetaria, contro le nostre previsioni, come anche la previsione che pure io facevo, che il famoso spread, non ve lo devo spiegare perché ormai siete tutti più economisti di me, sarebbe schizzato verso l'alto nei paesi della periferia, comunque ci sarebbero stati tassi di interesse diversi, è stata cancellata per buona parte degli anni
2000. Questo bisognerebbe spiegarlo, io non ho il tempo di spiegarlo, ma per noi il problema comincia dal 2008 e in particolare dal 2010. È stato ricordato che io sono stato a favore della cosiddetta moneta comune, fu proposta tra il 96 e il 98, prima che si instaurasse l'euro, come un'alternativa all'euro, da un economista marxista, donna, Suzanne de Brunhoff, che riprendeva l'idea di Keynes, che diceva giustamente che questa idea andava accoppiata al controllo dei movimenti di capitale e a movimenti sociali organizzati dal basso, quella era allora una prospettiva possibile di lotta. Che poi sia possibile riproporla adesso, su questo ho dei dubbi, ma se riesco ci torno. Su questa struttura noi siamo, come dire, sulla struttura presente del sistema della moneta unica, si può fare in ogni momento dato degli ultimi anni delle critiche devastanti, perché è affetto da contraddizioni tali che lo rendono prima o poi insostenibile. Però anche qui noi teniamo un problema, dobbiamo guardare la cosa dinamicamente. E i cambiamenti della struttura istituzionale dell'euro sono tali da non essere mai stati previsti appieno da nessuno di noi. Guardate la Banca Centrale. La Banca Centrale non era prestatore di ultima istanza. E figuriamoci se non l'è diventata per le banche. La Banca Centrale non può finanziare i titoli di Stato sul mercato primario. E come se lo fa sul mercato secondario? E potrebbe farlo anche con misure tecniche a tassi di interesse bassi. Non lo fa perché, forse anche su questo tornerò, ma visto che non sono sicuro, intanto ve lo anticipo, perché il problema dell'Europa è perché l'Europa cambi con interessi contrastanti dei vari paesi, delle varie aree, in un processo di lunga ristrutturazione, si deve stare dentro la crisi. Il processo è prodotto dalla crisi, una crisi che non deve essere crollo. Si deve stare un po' su dall'acqua, un po' sotto, ma non devi crescere molto di più. Vi ricordo che nel 2000-2001 uscì sull'Economist una copertina che si chiamava L'uomo malato d'Europa, The Sick Man of Europe. Forse sapete che si stava parlando della Germania. La Germania ha fatto un processo di ristrutturazione di un quindicennio che di fatto lo si vuole proporre all'Europa intera. Sulle ragioni della crisi vi sono molte teorie, ne richiamo alcune, anche perché sono state oggetto di discussione con i miei amici e compagni dell'economia, economisti di sinistra. Allora si diceva in qualche modo così. Per esempio, il patto di stabilità. Ma chi mai può credere ai parametri di Maastricht o al patto di stabilità? E opporgli una stabilizzazione del debito pubblico? Perché il patto di stabilità era una questione di potere. E chi non ha rispettato il patto di stabilità sono stati due volte la Germania e la Francia. E succederebbe così, e forse succederà così, col fiscal compact. Semplicemente i tedeschi si sono illusi per 2-3 anni di crescita trainata fuori d'Europa. Questo è il punto. Il problema non era il patto di stabilità. Allora, con un mio amico, collega, compagno, coautore, Josef Halevi, opponemmo l'argomento che ancora considero valido. Guardate che in Europa ci sono problemi regionali, spaziali e di bilancia delle partite correnti, essenzialmente di bilancia commerciale. Paesi che sono esportatori netti e paesi che sono importatori netti. Dentro un'area che fino a un anno e mezzo fa, 2 anni fa massimo, era in pareggio, adesso è inattivo.
Questa idea, in altra forma, ha avuto molto successo ed è diventata la ragione della crisi. Perché c'è una crisi in Europa? Perché ci sono gli squilibri tra nord e sud. Ne dubito molto. Il meccanismo europeo della moneta unica è un meccanismo incompleto, ma ha un sistema di cassa di compensazione dei pagamenti centralizzato che passa attraverso target. 2. È automaticamente riciclato. Sto dicendo che non è un problema le esportazioni nette, no, è un problema reale, è enorme, perché ci sono delle aree che crescono, delle aree che deperiscono. Non è un problema che porti di per sé al saltare in aria della moneta unica. Ragioniamo in termini di centro periferia, che poi il centro è il centro nord, la Germania, l'Olanda, la Svizzera, la Finlandia, ma anche la Svezia, anche la Svezia, la Svizzera, che sono fuori dall'euro e così via. Poi, insomma, il nucleo, la Francia, lasciatemela mettere da parte, e il resto, il sud dell'Europa. Certo che possiamo farlo, ma crediamo noi che quelle realtà siano uguali? Io personalmente credo che gli squilibri di finanziamento tra debitore e creditore, questo è un punto un po' tecnico ma ve la butto lì, non si misura in termini netti, si misura in termini lordi. Le spese io le devo comunque finanziare, posso finanziarle sul mercato internazionale, posso anche avere una bilancia delle partite correnti perfettamente in pareggio, ma essermi finanziato in modo instabile sul mercato internazionale e avere prodotto delle cose che, come dire, non corrispondono a un bel niente. D'altronde, Grecia, Portogallo, Irlanda, Spagna e Italia, guardate il loro indebitamento a che cosa è corrisposto negli anni 2000. Sono modelli molto diversi l'uno dall'altro. Mettiamoci dentro la Francia. La Francia è difficile metterla di qua e di là, perché da un lato sembra sempre più parte della periferia, dall'altro lato la Francia, ahimè, è quella che, oltre a essere lei a aver voluto l'euro, non la Germania, è quella che ci ha e ci sta ancora guadagnando, perché con dati per niente brillanti a tassi di interesse molto bassi e c'ha un settore finanziario molto pretenzioso. Insomma, le cose sono abbastanza complicate in questo quadro. Secondo me Draghi, ma in parte anche la Merkel, quello che fanno è cercare di unificare una parte, di portare avanti un disegno del capitale europeo rispetto a capitali europei frazionati. La Merkel si è fatta licenziare senza battere un ciglio, due esponenti del pensiero Bundesbank nella Banca Centrale Europea. Dovrei dire qualcosa dell'Italia, dirò poco e lo dirò in maniera veramente molto veloce. Noi sappiamo che i problemi italiani non derivano dall'euro, cominciano in parte dalla metà degli anni 60, la distruzione della nostra industria, Gallino l'ha chiamata la scomparsa, un po' esagerato forse, dell'Italia industriale, ma ci ha beccato su molte cose. Questo negli anni 90, ci ha fatto un paese pilota sulla privatizzazione e la precarizzazione. Abbiamo perso, e non metto qui nel quadro la distruzione dell'università, abbiamo perso degli strumenti essenziali, dalla grande impresa a un mercato del lavoro decente. Abbiamo uno smantellamento dell'apparato produttivo, una caduta della produttività. Ma il costo del lavoro per unità di prodotto non cresce perché cade, almeno globalmente in Italia, la produttività. E il debito pubblico cresce in Italia perché cade il denominatore. Figuratevi in questa crisi dal 2008. La Germania perché è andata bene?
perché ha avuto delle rilevanti esportazioni nette? Ma quando mai? Guardiamo un attimo più in dettaglio. La Germania nel 2008 ha fatto politiche keynesiane, ha visto un aumento del disavanzo significativo, l'ha fatto in modo strutturale. Le esportazioni, il traino delle esportazioni è venuto dopo. E a che ci sono, visto che stiamo sempre a ragionare sulla perdita di competitività che favorisce la Germania? Beh, questo è vero. Perché favorisce la Germania? Perché fa deflazione salariale, cioè perché ha bloccato l'aumento dei salari e ha anche precarizzato il lavoro. È vero? Certo che è vero. Significa questo che se noi facciamo crescere la domanda con una qualsiasi delle proposte che sono state fatte qui, su scala europea, gli squilibri si aggiustano? Ma quando mai? Conta cosa si produce, come lo si vende, cioè mezzi di investimento o beni di consumo di alta qualità su cui non hai concorrenza di prezzo, credo che capiate cosa significa non avere concorrenza di prezzo, e ha fatto questa famosa ristrutturazione, che sì significa precarizzazione, ma significa che si sono costruite in Europa delle catene transnazionali della produzione e loro le hanno espanse ad est. Quindi loro continuano ad importare nel sud dell'Europa, ma importano dall'est. Non è affatto detto che una ripresa favorisca i paesi della periferia europea, perché i paesi della periferia europea non scambiano adeguatamente tra di loro. Si potrebbe andare avanti su questa linea, ma non lo faccio. Mi limito a dire che in Italia esiste il mito, io vedo nei vostri documenti spesso oltre alla categoria cittadini, produzione, le imprese, bisogna difendere la produzione dalla finanza. Ora, la produzione è stata legata strettamente alla finanza. Per quanto riguarda le piccole imprese, che sono quelle, il vostro documento a un certo punto dice se ci fosse una svalutazione automaticamente si risolverebbe il problema del cambio reale. Certo, se vogliamo andare avanti con delle piccole imprese distrettuali, le quali vivono come si è vissuto negli anni 70, gli anni della svalutazione, o dal 93 al 96, e pensare che questo è un tessuto sano, e se pensiamo che questo sia qualche cosa che si possa proporre come sistema, facciamolo. Sta di fatto che i distretti sono andati in crisi anche perché sono stati riprodotti. Sparita la grande impresa pubblica diventata area di rendita, rimasta solo se è rimasta la Fiat come grande impresa privata, in difficoltà i distretti, è emerso il quarto capitalismo. Io ci credo al quarto capitalismo delle pocket multinationals, come le chiamano, delle multinazionali tascabili. Il piccolo problema è che se voi pensate che un'area economica possa vivere su quel capitalismo, non mi sento di essere sostanzialmente d'accordo. Quello che vi voglio dire è che noi viviamo in un'area economica che non è alla frutta, siamo il secondo paese esportatore manifatturiero d'Europa, prima c'è solo la Germania, su quel tipo di qualità. Ed è quel tipo di produzione, di sistema di produzione reale, insieme alle dinamiche monetarie e macroeconomiche del debito pubblico, che spingono a una costante ristrutturazione e anche precarizzazione. Come se ne esce? Primo, è stato detto giustamente, si produce se c'è domanda. La domanda c'è se qualcuno si indebita. Non è che il debito sia negativo. Il debito è buono, dipende perché cosa è usato. Le imprese si indebitano dalle banche. I consumi privati, il meccanismo del consumo a debito, era indebitamento dalle banche. Solo che il secondo è saltato in aria. Il primo non è, anche quando c'è, e nella crisi ovviamente non c'è, non è sufficiente a trainare l'economia. Le esportazioni nette non ci sono e dunque
gioco forza, dobbiamo andare sulla spesa pubblica e su una spesa pubblica in disavanzo. Ora ci sono tutta una serie di approcci, non solo la famigerata Modern Money Theory, ma anche e prima la teoria del circuito monetario, che vi insegnano che in realtà le spese nascono sempre in disavanzo. Le tasse si raccolgono dopo, così come i depositi bancari si raccolgono dopo. Chi fa questo ragionamento a questo punto vi dice: andiamo con più disavanzo, perché al disavanzo e al debito pubblico corrisponde un avanzo del settore privato e attività finanziaria dei privati. Questo sarà anche interessante come ragionamento. Quello che è veramente cruciale è: tu per che cosa spendi? Cioè, quel debito pubblico e quel disavanzo davvero corrisponde a qualche cosa che ti accresce la capacità produttiva del paese, o indirettamente, perché le imprese investiranno di più, o direttamente, perché lo Stato interviene con una spesa diretta che ridefinisce anche il lato dell'offerta, anche il lato della produzione, e si fa occupatore di prima istanza, come dice il mio amico Emiliano Brancaccio, col quale ho molte differenze, ma su questo assolutamente no. Una cosa del genere, sempre con Alevi, l'avevamo detta anni prima, richiamando l'esperienza di piano del lavoro, come anche abbiamo richiamato, almeno a partire dal 2008, un'esperienza storica che questo ha provato a fare, il New Deal. Il New Deal di Roosevelt non era keynesiano. Roosevelt aveva terrore dei disavanzi del debito pubblico, salvo poi la guerra mondiale. Ma ha fatto una cosa che nel capitalismo non si è mai vista. Io francamente non so se si possa vedere come soluzione di equilibrio nel capitalismo. Cioè, ha fatto intervenire lo Stato direttamente nella produzione di cose utili e infrastrutturali, ha fatto da occupatore di prima istanza e ha fatto una cosa, beh, voi del Movimento 5 Stelle ci potreste pensare, ha costruito le condizioni di un movimento sindacale forte con la legge Warner. Quel mondo è stato il mondo della grande impresa, della grande banca, big government, big bank e big labor. E senza big labor, un movimento sindacale forte, avremo, com'è che l'ha chiamato il mio amico Cesaratto, la sollevazione, ma forse non avremo un conflitto sociale in grado di cambiare davvero le cose. Quello che vi sto dicendo è che noi siamo tutti alla caccia di una locomotiva, dovremmo cominciare a chiederci di cosa sono fatti i vagoni e cosa c'è dentro i vagoni. Le varie proposte che ho sentito e che ho visto anche nel vostro documento, beh, non mi convincono molto. Diciamo, la idea: usciamo, svalutazione, l'Italia come l'Argentina. Io non ci sto a una cosa che è scritta nel vostro documento, a prendere l'euro per una moneta straniera. Il fatto che venga praticata dalla Banca Centrale Europea e sia stata praticata come mezzo di ricatto, come se fosse una moneta estera, è una cosa diversa. In Grecia l'euro era la moneta della Grecia. Il problema dell'Argentina è stata una crisi bancaria per la fuga dal peso, al quale è seguita poi una più drammatica crisi del debito pubblico. Dovete avere un avanzo primario per uscire con la svalutazione, questo l'Italia effettivamente ce l'avrebbe, ma allora diciamo che molto puramente e semplicemente noi non è che usciamo con buona educazione, come vi sembrate dire, no, facciamo proprio saltare l'euro, perché quello significa ci muoviamo verso una situazione per un po' equivalente al comunismo di guerra, e questo è scritto nel vostro documento, li denominiamo di forza, perché è l'unico modo per uscire dai rapporti di debito-credito interrelati, rinominiamo tutti in lire, facciamo finta che non ci siano delle catene transnazionali e crediamo
che il tasso di cambio flessibile sia comunque dominato dalla bilancia commerciale o dalla bilancia delle partite correnti. Io credo che nella tradizione keynesiana sia il contrario, è dominato dai movimenti di capitale. 5 minuti? Me ne dai 5? 2 euro. Vi ho già detto il perché l'idea dei 2 euro non mi convince. L'idea dei 2 euro non mi convince semplicemente perché non c'è l'Europa del Sud compatta, il fatto di non sapere dove mettere la Francia. Moneta comune, una splendida idea alla fine degli anni 90. Una splendida idea forse negli anni 2030, come andiamo da qui a lì? Perché prima deve saltare l'euro e io dubito che salti in modo che si possa fare un passaggio dolce. Insomma, ci vorrebbe una socializzazione dell'investimento, come la chiamavano Keynes e Minsky, una socializzazione della banca, una socializzazione dell'occupazione, dei disavanzi buoni, perché i disavanzi ci sono comunque. Queste politiche, i disavanzi, non le mie, quelle in atto in Europa, le riproducono per forza di cose, ma i disavanzi buoni sono quelli per cui si spende per quelle ragioni che ho detto, cioè per accrescere, perché un disavanzo buono è fatto per una spesa pubblica, eccoci, vedi che esiste l'oggettività, un disavanzo pubblico è fatto perché solo lo Stato può fare investimenti di lungo termine, solo lo Stato può dare fiducia alle imprese private, solo lo Stato può davvero accrescere il welfare, non con erogazioni monetarie come il reddito di esistenza, può accrescere il welfare con erogazioni in natura. Cosa sono? La scuola, la casa, l'università, e si potrebbe andare avanti. Solo lo Stato può direttamente o indirettamente far crescere settori che si ritengono a bassa produttività, perché non sappiamo fare i conti bene, ma sono in realtà settori dedicati alle cosiddette attività di cura, dove si svolge prevalentemente il lavoro femminile, che sono appunto ad alta occupazione. Io non ho più tempo, allora mi permetto di chiudere qui con un consiglio, una provocazione. Io qui vedo tra gli oratori solo tutti maschi. I nomi per il futuro che ho visto sono quelli che ho sentito, tutti maschi. A me questo francamente stupisce, perché questa crisi non è solo un attacco al lavoro, è anche un attacco al welfare, è attacco al settore pubblico dove è concentrato il lavoro femminile, si scarica direttamente sul welfare familiare del lavoro non pagato. Voi avete splendide economiste da invitare qui. A Roma ce n'è almeno 3. Una è Marcella Corsi, che credo vi possa dire di questo tipo di misure di politica attente al genere di politica economica. Un'altra è Anna Simonazzi. Anna Simonazzi ha scritto dei saggi splendidi sulla moneta unica e vi può spiegare esattamente come la Germania abbia guadagnato nella crisi in un modo che tutti noi qui non abbiamo saputo fare nel recente passato, perché la colpa è della Germania. Antonella Stirati vi può spiegare la distribuzione del reddito, e sono tutte tre male. Giovanna Vertova dell'Università di Bergamo vi può forse spiegare come la crisi impatta non solo sulla classe ma anche sulla dimensione di genere, e come le politiche economiche concrete, incluse quelle di Obama, anche quelle espansive, siano state segnate da quello che in inglese si dice un bias, un pregiudizio verso il genere maschile. Io ringrazio Riccardo Bellofiore, che ha toccato un punto che penso che tutti sappiano, che per il Movimento 5 Stelle il fattore femminile, anzi negli ultimi mesi siamo sempre stati guidati anche all'interno delle nostre commissioni a livello politico, fin oltre che a livello economico, da donne, da deputate, e a maggior ragione sono molto sensibile anch'io
avrei sicuramente preferito qualche donna al, al panel. Se posso fare una proposta, visto che c'è una difficoltà a fare il panel pro-euro perché nessuno si espone, fate una cosa al femminile, i tre nomi proposti da Brofiore, di queste tre romane. Noi abbiamo preso sicuramente tutti nota dei nomi, ma noi in realtà avevamo anche già fatto degli inviti a delle personalità femminili che però purtroppo per questioni personali non sono potute essere presenti, però sicuramente rinnoveremo anche ai nomi che abbiamo appena sentito il nostro invito, e comunque la sensibilità nostra da questo punto di vista, come tutti sanno, è molto elevata. Faccio anche una piccola sottolineatura su un documento di cui parlava Riccardo Bellofiore, se non intendo è il documento di economia 5 Stelle, quello che è stato spedito, che sono 104 pagine, che è stato spedito, che è un documento legato a un lavoro fatto da Economia 5 Stelle. Come gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle non abbiamo in realtà ancora prodotto, faccio i complimenti, no per carità, una nostra linea, anzi quello che stiamo facendo è proprio quello di promuovere questa tipologia di incontri, proprio per poter con i cittadini in qualche modo creare un'idea comune di informare la gente sul tutto. Io adesso invito Gustavo Piga a raggiungermi, intanto che inseriamo anche i documenti che mi ha fornito. Grazie mille per questo invito, scusate se vi farò fare un po' tardi, non è una minaccia, ma credo che con le slide che ho forse una ventina di minuti o un po' di più me li prendo per terrorizzarvi un po'. Anch'io sono d'accordo, non dovreste invitare economisti, questo è un problema enormemente di politica. Se Bill Clinton ha vinto le elezioni battendo Bush dicendo it's the economy stupid, in questo caso è tutto il contrario, it's politics stupid. Comunque ci avete invitato e io permeerò, credo, il mio intervento di considerazioni politiche. Prima un rapidissimo check up sullo stato dell'economia europea. Questo dato che vedete, per me questa slide è importante perché mi permette di fare un raffronto molto chiaro con una crisi che assomiglia molto a quella odierna, che è la crisi degli anni 30. Il numero a lutto, quell'istogramma che vedete nero, giustamente a lutto, è il prodotto interno lordo dell'area europea, e ne vedete le componenti. Questa non è una crisi petrolifera degli anni 70, questa è una crisi a domanda. La componente rossa è la domanda di investimenti, la componente verde è la domanda per consumi. Ci sono due dati importanti nascosti, uno è il dato viola, ci sta salvando in questo momento, che ci piace o no, l'export, però quello è un export particolare, è l'export al di fuori dell'area europea, cioè quello che vi dico qui è che ogni volta che io sento alla radio una buona notizia sull'andamento dell'economia giapponese o sull'andamento a sorpresa positivo dell'economia americana, è l'unico momento in cui so che Piazza Affari tirerà. Il che significa che noi europei, incredibilmente, nel costruire il progetto geopolitico più importante, non posso immaginare nient'altro di più importante che è stato costruito a livello europeo in tantissimi decenni e forse secoli, mettiamo il nostro futuro in mano al resto del mondo. L'unico momento, gli unici attori che ci possono salvare sono Cina, Giappone e Stati Uniti. Perché? Perché abbiamo deciso di non domandarci a vicenda. Il nostro export intra-Europa non sta dentro quell'istogramma viola e non contribuisce alla crescita. Esportiamo pochissimo in Francia perché la Francia pochissimo domanda da noi e viceversa. C'è un'altra differenza, c'è una differenza fondamentale con quella crisi degli anni 20. È quell'istogramma positivo piccolino blu scuro, è la domanda pubblica. L'istogramma era ben più alto negli anni 30, poi ci tornerò su questo punto. Cioè abbiamo rinunciato ad usare per rivitalizzare la domanda della nostra area un attore
significativo, comunque chiamato Stato o pubblica amministrazione. C'è un ultimo punto fondamentale, molto importante. Riccardo Bellofiore ha detto, si domanda se ci si indebita. Vero, ma ci si indebita se si crede il futuro. Le imprese non domandano credito perché hanno paura del futuro, le famiglie non domandano credito per consumare perché hanno paura del futuro, il che significa che questa è fondamentalmente una crisi di pessimismo e mancanza di ottimismo. È importante questo perché la politica conta molto per influenzare pessimismo e ottimismo e le soluzioni che vengono proposte, se non scatenano ottimismo, non vanno da nessuna parte. Anche questo è un punto su cui voglio tornare più avanti. Per tornare al punto importante, che questa è una crisi da domanda, questo è un rapporto che esce ogni sei mesi fatto dalla Banca Centrale Europea, tra l'altro esce tra un paio di giorni, lo sto aspettando con grande curiosità, anche se devo dire che da tre anni a questa parte dice sempre le stesse cose. Chiede alle piccole e alle imprese, alle grandi imprese, qual è il problema più grosso che avete. E sapete cosa? Non sono gli oneri burocratici, non è addirittura l'accesso alla finanza o il costo del lavoro. Il problema numero uno da quattro anni a questa parte, che denunciano soprattutto le piccole ma anche le grandi, è la mancanza di clienti. Non nemmeno di fiducia, di clienti, che poi derivano ovviamente da una mancanza di fiducia. Quindi domanda all'interno del sistema. In questo stato di cose, perché è importante questo? È intanto importante perché vi elimina tutta una serie di potenziali soluzioni che trovate costantemente fornite sui giornali e dai politici tradizionali per risolvere questa crisi, per esempio il cuneo fiscale. Provate a chiedere a un imprenditore se intende domandare più lavoro se arrivano 14 ma anche 41 euro. Dice, ma io assumo se ho davanti a me un bel futuro, se sono ottimista, perché devo assumere anche se il costo è leggermente più basso? Chiedete cosa può fare la politica monetaria se abbassa leggermente i tassi di interesse, ormai ci siamo, siamo arrivati quasi allo zero. Aumenterà la domanda di credito? E perché devo domandare credito se non ho nulla su cui scommettere sul futuro? Ne faccio un altro, è uscito ieri, molto interessante, sul Corriere della Sera, il totale fallimento degli incentivi per l'assunzione di giovani. Guardate le dichiarazioni, sono imprenditori, sono pure piccoli imprenditori, ma perché devo assumere un giovane se poi non ho lavoro da dargli? Perché mi mancano le commesse. Tutta una serie di strumenti che non vanno, non tirano, non servono. Tutto questo in un contesto che finisce per essere questo qua. Questo è uno spread, in realtà è il vero spread che non guardiamo mai sui giornali, è lo spread dei tassi reali, quelli corretti per l'inflazione, e ci dice una cosa, che non sono mai stati così alti dall'inizio dell'euro e che assomigliano molto. Tra l'altro questi finiscono al 2012, qualcuno potrebbe pensare che sono scesi. In realtà, siccome la nostra inflazione è vicino a deflazione, più bassa di quella tedesca, è possibile che siano rimaste a quei livelli così alti. Detto questo, guardate il raffronto con cosa? Con poco prima dell'uscita dell'Italia dal sistema monetario europeo nel 92. Che vuol dire? Ci dice una cosa importante, ci dice che i mercati, i signori mercati, non credono, o almeno danno una probabilità positiva, che qualche paese, l'Italia, ovviamente lo spread greco ti dice che c'è ancora una probabilità maggiore attesa dai mercati, perché lo spread greco è ancora più alto, che questi paesi usciranno dall'area dell'euro. Non ci credono in questo progetto i mercati. Prendete il Mississippi, lo stato meno produttivo, più razzista, e il Massachusetts, lo stato più progressista, più avanzato. Prendete la California, lo spread tra Mississippi e California, lo spread tra Mississippi e Massachusetts è zero. Perché? Perché semplicemente i mercati sanno che quei due stati, per qualche strano motivo, hanno creato la credenza che questi stati non si separeranno mai. Noi no, non ce la facciamo a convincere i mercati che abbiamo un progetto comune. Cos'è che minaccia? Cos'è che fa? Quindi diventa a questo punto molto importante chiederci, ma allora come funziona questa uscita dall'euro che temono così tanto i mercati? Io l'ho sempre pensata in questo modo. Come farà il primo ministro greco a annunciare che uscirà dall'euro? Per me è importante capirlo in questo modo, perché poi vedrete che si capisce anche qual è la soluzione.
non lo farà, vi assicuro, a Bruxelles. Quando atterra a Bruxelles arriva una stanza bellissima con le mogli, sono 27 coppie, 28 coppie, vanno a cena insieme tutte le sere, si adorano, e anche se non si adorano gli dispiace un sacco criticarsi a vicenda, vanno d'amore e d'accordo. Notate che prima delle elezioni, tra l'altro ci torneremo su questo punto, prima delle elezioni sono tutti anti-austerità. In Italia addirittura il 90%, l'unica cosa che hanno detto le elezioni è che il 90% del popolo italiano era contro l'austerità. Va reso omaggio a Mario Monti per la sua coerenza, era quel 10%. Però poi quando arrivano a Bruxelles cambiano completamente. Hollande, il primo ministro greco, il primo ministro olandese. Sapete quando il primo ministro greco annuncerà, non quando ha preso l'aereo per Bruxelles, ma sulla via per l'aeroporto ad Atene, quando a un certo punto la sua macchina volautista verrà fermata da 4 terroristi. In realtà non sono terroristi perché non sono nemmeno incappucciati. Avranno dei Kalashnikov, porteranno il primo ministro greco alla TV pubblica, mi sembra giusto, e gli faranno annunciare in diretta che la Grecia è fuori. E sapete perché non avranno bisogno del cappuccio e nessuno li fermerà, quei terroristi? Perché saranno considerati degli eroi. E sapete perché saranno considerati degli eroi? Perché i greci avranno smesso di vedere nel progetto europeo un progetto di sogno e vedranno nell'euro e nell'Europa un progetto di devastazione, di disoccupazione e di crescenti problemi. Disoccupazione, recessione. È qua il fulcro ed è qua anche la soluzione. Volete vedere un po' di dati? No, non abbiamo tempo. Guardo questo Giovanni Vecchi, uno storico economico. Guardate i dati sull'Italia, semplicemente per farvi vedere il nostro periodo più bello, la chiamiamo l'Italia repubblicana dal 48 al 2011, tassi pro capite di crescita del reddito 3%, cosa vuol dire 3% ogni anno in media? Vuol dire che ci mettiamo, anzi guardate il 48-73, ancora meglio, 5,51% il reddito pro capite. Ci si mettono con quei tassi di crescita 13 anni a raddoppiare il livello di tenore di vita. Poi guardate il periodo fascista, il secondo decennio, quello famoso della crisi economica internazionale, tasso di crescita 0,19, a quei ritmi ci si mette 372 anni a raddoppiare il tenore di vita. E beh, guardate che c'è, guardate l'ultimo dato, 2002-2011, per la prima volta il peggiore decennio. Riccardo diceva giustamente che non è ovviamente soltanto un problema ciclico, certo c'è un problema strutturale, certo che il problema ciclico non aiuta. Il peggiore decennio, non è soltanto adesso diventata più... Perché si chiama Grande Depressione? Perché è stata terribile in intensità e in lunghezza. Beh, sapete cosa? Questa è stata più lunga e adesso, se ci aggiungete 2012-2013... sicuramente più intensa, tornando a parlare di dolore e sofferenza e spread. Allora, le soluzioni quali sono? Sì, certo, è bellissimo, vero? Beh, credo che le slide rimangano a disposizione, assolutamente, io poi ve la mando se volete, ma insomma, poi il lavoro di Giovanni è rintracciabile sul web. Soluzioni, riforme. Mi dispiace, a parte che le riforme, bisogna parlare di quali riforme per il Paese, poi ci tornerò su questo punto, trovandomi in parte d'accordo stranamentissimo con tante cose che ha detto Riccardo, venendo da un background completamente diverso. Le riforme, lo sanno tutti, in una recessione non si fanno, non si riescono a fare, lo diceva il premio Nobel Bob Solow. Perché? Perché le riforme, anche se fatte bene, tolgono a qualcuno per dare a qualcun altro. E quando stai male, quando un paese soffre, c'è enorme tensione e non si permette alle riforme di passare. E sapete cosa? Non ci sono nemmeno le risorse per compensare i perdenti. Immaginate i tassisti, quella follia di Monti, i tassisti bisogna compensarli per la perdita di valore delle licenze, no? E dove li trovi? I soldi, tra virgolette. Lo sappiamo, le riforme si fanno, quelle giuste, quando c'è il sole. E quindi le soluzioni rimaste sono tre. La lira, l'unione fiscale di Emma Bonino, o americana, o una terza soluzione. Comincio dall'euro, perché secondo me, se pensiamo che il nostro nemico è l'euro, non solo stiamo guardando male, ma secondo me stiamo facendo finta di guardare bene. E ce lo ritroviamo tutto il vero nemico dopo che siamo usciti fuori dall'euro, adesso ci arrivo. Ma... guarda queste frasi, sono tratte da un bellissimo libro, Il tramonto dell'euro, di un mio amico Alberto Bagnai. Guardate le frasi, sono quelle sopra in corsivo, sono le sue.
guardate quelle sotto, sono le mie, cioè io ho preso le frasi di Alberto e le ho corrette. Sono tutte e due frasi che ci sentiremo forse di sottoscrivere, ambedue forse, eppure vi assicuro che è molto importante decidere sin da ora se sono giuste le frasi sopra o se sono giuste le frasi sotto, perché cambia immensamente il tipo di reazione che dobbiamo avere a seconda di... Io ovviamente mi schiero, Alberto vi racconterà che lui ovviamente conferma quello che ha scritto nel suo libro, è d'accordo con quanto sopra, io sono d'accordo con quanto sotto. Allora, il miglior modo che posso avere per parlarvi dell'euro è parlare ovviamente di un matrimonio. Io sono certo, un po' come diceva Riccardo, che è stato un matrimonio consumato perlomeno troppo giovani. Sì, l'abbiamo fatto probabilmente troppo velocemente, troppo presto. Ora ci siamo sposati, immaginate due che si guardano in faccia e si dicono: oh mio Dio, ci siamo sposati troppo presto. Vabbè, ho capito, non è che ti divorzi perché ti sei sposato troppo presto. Sta andando male, il matrimonio non sta andando bene. Benissimo, non è che vai subito da un avvocato, prima vai e ti consulti con qualcuno che ti aiuta a rimetterti insieme. Ma la cosa più importante di tutte, a mio avviso, è un'altra, è che Richard Burton e Elizabeth Taylor sono l'eccezione che conferma la regola. Cioè, una volta che ci si divorzia, non ci si rifidanza più. Io vi assicuro che la mattina dopo che avremo riscritto tutti i contratti nelle nostre valute nazionali, al di là di aver fatto arricchire terribilmente tutti gli avvocati d'Europa, terribilmente, saranno la classe che diventerà più ricca di tutta Europa, io vi assicuro che la mattina dopo su tutti i giornali tedeschi campeggerà la vignetta degli italiani in canottiera con la che mangiano la pizza che gli casca la mozzarella e il pelo di fuori, e su tutti i giornali greci campeggerà la vignetta della Merkel con i baffetti. E non si torna indietro, non ci si parla più a quel punto e non ci si parla più per 30 anni. Un divorzio è un divorzio. C'è un altro motivo, forse più comprensibile, perché se non si guarda il nemico in faccia, il nemico torna. Voi pensate che se la Grecia svalutasse domani mattina, se non ha affrontato quello che Riccardo chiama un problema di potere, non gli imporranno delle politiche monetarie alla Banca di Grecia con la sua dracmetta, delle politiche monetarie ancora più restrittive di prima? Se non ha affrontato il nemico, sicuramente si sentirà in dovere di fare politiche monetarie restrittive, esattamente come se le sentono fare paesi come Regno Unito, Bulgaria, Polonia, che stanno al di fuori dell'area dell'euro, ma sono tra virgolette obbligate a fare politiche di austerità. L'ultimo punto, lo fa sempre il mio amico catalano e a me piace molto raccontare questa storia, è il perché abbiamo fatto questo progetto. E il mio amico catalano dice: l'abbiamo fatto per stare al tavolo insieme a Stati Uniti e Cina e portandoci i nostri valori là dentro. E lui dice una cosa molto giusta, che se non stai al tavolo, stai sul menù. E io vi assicuro che è verissimo. La mattina dopo che la Germania va da sola con il suo marco tedesco, a quel tavolo non ci va più. E in Cina la bandiera tedesca non viene accolta più come viene accolta oggi vicino alla bandiera europea. Anche la Germania diventa irrilevante. Vi ricordo che mentre noi facciamo a cazzotti, Stati Uniti e Cina stanno continuando a parlare tra di loro su tutti gli accordi di cambio. E noi ne rimaniamo al di fuori con i risultati che vediamo. Ovviamente c'è un'altra soluzione, quella che hanno gli Stati Uniti d'America. Quella che dice che ogni anno il progressista Massachusetts trasferisce al poco produttivo e razzista Mississippi il 10% del reddito del Mississippi. È fatto da trasferimenti. Notate che il Mississippi da 200 anni è poco produttivo. 200 anni è poco produttivo rispetto alla... Però non ho mai sentito una parola ti mettiamo fuori dall'area del dollaro. No, il senso è un progetto geopolitico grosso dove la diversità conta, no? Guardate questo grafico molto interessante, questo è un grafico che ci ricorda una cosa ovvia, tanto più state a destra, tanto più sono i trasferimenti che ricevono gli stati, tanto più state in alto, tanto lo stato è ricco. Cosa vuol dire? Che qua in basso avete stati poveri che ricevono tantissimi trasferimenti, lì avete stati ricchi che fanno trasferimenti, la vedete la nuvola blu che scende, no? Guardate la nuvola rossa europea, cosa vuol dire? Che abbiamo tanti stati con ricchezze diverse, eppure trasferimenti zero, lo sappiamo. Non abbiamo il famoso bilancio comune. Perfetto.
allora che facciamo? Beh, facciamo esattamente lo stesso progetto, come gli americani. Ma c'è un piccolo problema. Che paragonare l'America di oggi con l'Europa di oggi è paragonare mele con banane. È meglio che paragoniamo mele con mele. Cioè ci mettiamo, torniamo un po' indietro nel tempo, e ci mettiamo al 20° anno dell'unione di quel progetto che, tra l'altro, guardate che strano, partì proprio dalla moneta unica, 20 anni, mettiamo 1810, 1800. Guardiamola quell'America, lo sapete com'era quell'America? Era un'America che parlava, tra l'altro, lingue diverse, dove non c'era assolutamente mobilità e dove, vi assicuro, come fa vedere questo grafico, adesso vi spiego, gli stati erano gelosissimi delle loro politiche fiscali. In Mississippi, ve lo immaginate voi che arrivava quello del Massachusetts e diceva: facciamo la patrimoniale sui tuoi campi di cotone? O dimmi come devo spendere per il mio mercato del lavoro? No, la politica fiscale è cultura. Quanto e dove si spende, quanto e dove si tassa, è cultura. E questa diversità ha fatto sì che per la bellezza di 140 anni gli Stati Uniti d'America hanno vissuto con uno Stato centrale minuscolo. Il debito federale che vedete in verde, quello inizia dal 1910, comincia a diventare rilevante con Roosevelt. C'era voluto una guerra civile, l'invenzione della ferrovia per metterli in contatto e una prima guerra mondiale che gli ha fatto capire che c'era un'importanza di un progetto geopolitico comune. E poi arriva Roosevelt che, con alcune ideuzze geniali, e quale l'ideuzza più importante di tutte? Ovviamente la solidarietà. Voi sapete che quando Roosevelt arriva nel primo mandato riesce a convincere gli stati a farsi dare i poteri di trasferire le risorse, prenderle e trasferirle, però non può dire dove si spende. Io do a te stato in difficoltà, però poi ci fai tu quello che vuoi. Nel secondo mandato Roosevelt ha talmente convinto gli americani che i singoli stati gli dicono: adesso decidi tu dove spendere. E lì nascono i famosi progetti, no, del Tennessee Valley Authority, di tutti i grandi progetti infrastrutturali. Perché? Perché il miglior credito, lo sappiamo, è quello della gratitudine. E dico perché? Lo dico perché, giustamente l'ha detto qualcuno prima, scordatevi che la Germania faccia mai l'euro bond o l'unione fiscale, esattamente come ci dobbiamo scordare che nel 1800 il Mississippi e il Massachusetts volessero di comune accordo un'unione fiscale. Non esiste, le culture sono troppo diverse. I tedeschi, le unioni monetarie con la solidarietà, le sanno fare meravigliosamente come nessun altro. Quando si è trattato di farla, nel 1990, hanno fatto la più grande unione fiscale e monetaria che si era mai vista. Hanno fatto in 10 anni trasferimenti che il nostro mezzogiorno si scorda in 40 anni. Perché l'hanno fatta? Ma perché quelli erano non fratelli, ovviamente, ma cugini di primo grado. Chi sono i greci? I greci sono cugini di sesto grado. E quindi io al cugino di sesto grado la mia ricchezza non la do. E i tedeschi, vi dirò di più, i tedeschi, ma tutti gli altri, nessuno. In questo momento ovviamente sono i tedeschi, ma la mattina dopo, se le cose vanno bene per noi, siamo noi che non le vogliamo dare. Però un attimo, fermatevi, pensate alle famiglie. Pensate all'Europa e a questi cugini di secondo grado. Come funziona l'Europa che abbiamo costruito? Funziona in modo esattamente inverso a una famiglia. La famiglia come funziona? Fratelli, cugini di primo grado, secondo grado, terzo grado e poi non ci conosciamo più, non ci vediamo più. L'Europa che noi abbiamo messo in piedi, l'abbiamo voluta costruire esattamente a rovescio. Cugini di sesto grado, quinto, quarto, terzo, così che i figli dei figli dei figli di mio figlio possono essere fratelli. Il che significa una cosa importantissima. Che dobbiamo guadagnare tempo. Ovviamente si spera non 140 anni come gli americani, perché 140 anni ovviamente i ritmi sono diversi. E come facciamo a guadagnare tempo? Come facciamo a far sì che i tedeschi in un certo senso ci aiutino? Se fanno una cosa ovvia, una cosa che è nel loro stretto interesse. E c'è una cosa che possono fare nel loro stretto interesse? Assolutamente sì. Quella famosa formichina di cui parlava prima Riccardo, adesso io ne parlo in senso positivo, quella famosa formichina tedesca che ha visto con una capacità incredibile lo tsunami cinese arrivare, che ha fatto sedere allo stesso tavolo sindacati, imprenditori e politici e dire: ragazzi, qua sta arrivando una rivoluzione globale, adeguiamoci. Cosa hanno fatto quelle formichine tedesche? Per 20 anni non hanno mangiato. È tempo
che le formichine tedesche comincino a mangiare, e lo vogliono un sacco, e tra l'altro stanno, le imprese lo stanno riconoscendo questo con accordi sindacali che prevedono finalmente aumenti salariali. Cosa può fare la Germania? La Germania può fare una cosa molto importante nel suo stesso interesse, può fare una politica super espansiva, anche in deficit, tanto i mercati, in un abbassamento delle aliquote marginali fiscali, cosa ci fanno con quei soldi? Ci vanno al Lago di Garda, ci comprano i frigoriferi italiani e ci vanno a Mykonos. Qualcuno dice sempre, e va di moda questa cosa, e se dicono di no? Cioè noi andiamo là e diciamo, tedeschi, su, fatelo. E se dicono, a me dà un fastidio questa cosa, se dicono no. Sapete perché mi dà un fastidio terribile? Per tre ordini di motivi. Il primo, perché non gliel'abbiamo mai chiesto. Ci abbiamo da 6 anni dei governi, io tra l'altro... quando sento delle frasi come quelle di Sergio, ho adorato il discorso di Sergio, ma il discorso, a un certo punto Sergio si è tradito e ha detto: se l'Europa non accetta, e mi viene anche a me di dirlo molto spesso, ragazzi, l'Europa siamo noi, non è l'Europa qualcosa di diverso. Noi torniamo dicendo l'Europa ci ha detto che, no, l'Europa siamo noi, quindi prima cosa si va e si parla e si dice. Seconda cosa, scusate, sappiatelo, i tedeschi già ci stanno aiutando, anche se noi stiamo zitti come delle pecorelle. Per esempio sulla spesa per interessi, avete visto che sono stati falsificati tutti i conti, le previsioni dei tassi di interesse sono per la prima volta in 15 anni state costruite, manco 5 minuti, sullo spread che crolla, mentre da Ciampi in poi lo spread doveva rimanere quello che prevedono i mercati. I tedeschi lo sanno benissimo, ci hanno dato 0,2% di PIL in più, senza fiatare, facendo finta che... Terzo punto, non è vero che ci ha salvato Draghi, non è vero che ci ha salvato Draghi, ci sono tutte le evidenze, perché quel discorso di Draghi, c'è scritto, leggetevi a Spiegel, sta in tutti i giornali tedeschi, quel discorso di Draghi è stato chiarissimamente autorizzato dalla Merkel, purtroppo poi la Merkel gli è venuto il braccino dopo, perché quel momento in cui la Merkel autorizzò Draghi, sapete che è successo agli spread? Sono crollati, e sapete perché sono crollati? Perché i mercati vogliono solo questo, un segnale di solidarietà e crescita per capire che quest'area geopoliticamente si tiene, questo vogliono i mercati. Finisco per rapidissimamente per dire, allora l'Italia non fa niente ovviamente, l'Italia non deve fare nulla, basta che faccia tutto la Germania, ovviamente no. Una prima domanda è: cosa facciamo con debito? Anche l'Italia dovrebbe fare una bella politica fiscale espansiva. Questi sono i numeri, tra l'altro, della manovra Monti-Letta. Tra l'altro Letta è più austero di Monti. Spesa in conto capitale, investimenti pubblici, già a livelli minimi. Def Monti meno 0,4% di PIL, Def Letta meno 0,9% di PIL. Stipendi in 4 anni meno 1,3% di prodotto interno lordo, stipendi pubblici. Questa è la manovra che voi state approvando in Parlamento. Con debito o senza debito? Loro no. Beh, che state discutendo in Parlamento. Giusto. Intanto chiariamo. Questo è il risultato che avete parlato, il risultato di cosa è successo al debito, mentre facevamo austerità. Eccolo là. Più alto livello dal 1928. Mai così alto. Perché? Molto semplice. Oddio, i conti pubblici stanno andando male. Che faccio? Beh, aumento le tasse. E se aumento le tasse, che succede al prodotto interno lordo? Il prodotto interno lordo crolla e le entrate crollano ancora. Oddio, stanno andando ancora peggio. E continuiamo a aumentare le tasse ed ecco il debito che sale. Io sono andato a uno dei momenti più belli di questi 2 anni di blog, è stato quando Mario Monti si incontrò con Joe Stiglitz, il premio Nobel, a Piazza della Pietra, e Joe Stiglitz gli disse, Monti gli disse, ma io non posso fare queste cose che tu mi dici di aumentare la spesa pubblica in deficit, e Stiglitz lo guardò e disse, ma quale deficit? Tu prendi tutte queste tasse che hai aumentato adesso, invece di usarle per restituirle ai detentori di debito che sono o all'estero li portano via, o famiglie che hanno paura di spenderle, tu le prendi, visto che sono le domande, le spendi tu direttamente. Si chiama al primo anno di economia moltiplicatore del bilancio in pareggio, pari tasse, pari spesa. Quindi nemmeno tocchi il bilancio, non c'è deficit addizionale. Fondo Monetario Internazionale, chiamai subito dopo che Stiglitz disse questo, e gli dissi, mi fai vedere che succede per favore al debito pubblico su prodotto interno lordo se invece di usare quelle tasse di Monti e Berlusconi per...
per compensare gli sbilanci, li avessimo usati per fare più spesa. Questo è quello che succede al debito pubblico sul prodotto interno lordo. Riccardo Bellofiore l'ha detto benissimo, questo debito pubblico su PIL è alto perché la crescita non c'è più. Se tu restauri la crescita, il debito pubblico sul prodotto interno lordo scenderà 130-100%. Però la verità, sapete qual è? Che non c'è bisogno di aumentare le tasse per finanziare più spesa pubblica. Uno studio di 3 economisti italiani ha avuto accesso a dati che stanno nella pancia del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che non escono mai, non ce li ha nemmeno ancora Carlo Cottarelli. Sono gli studi su quanto e come si spende negli appalti di beni, servizi e lavori in Italia. E questi ragazzi sono cascati su un database di 4 anni di acquisti di beni e servizi. 9% di prodotto interno lordo, l'altro 4 sono lavori. E cosa hanno scoperto? Che quando lo Stato compra questo microfono, lo stesso microfono viene comprato lo stesso giorno a prezzi completamente diversi. Hanno fatto la somma di queste cose che hanno chiamato sprechi, e questi sprechi, sapete a quanto ammontano? Sono solo sprechi di prezzo, poi lasciamo stare che ci sono sprechi di quantità. Al 2% di prodotto interno lordo, 32 miliardi di euro. Ora provate a immaginare che abbiate veramente la volontà di beccare quegli sprechi, abbiamo i dati, e di tagliare 32 miliardi di spesa. Oddio, taglio 32 miliardi di spesa, è recessivo? No, mi dispiace, se li tagli gli sprechi, non è recessivo. Immaginate 2 ambulanze, stai comprando un'ambulanza a 400 e un'ambulanza a 800. Becchi la persona che sta comprando l'ambulanza a 800, identiche le ambulanze, e gli dici ferma tu. Tu la compri a 400 come l'altra. Che succede alla spesa pubblica? Crolla di 400. Che succede all'occupazione? Sempre 2 ambulanze si vendono, sempre 2 operai per vendere 2 ambulanze hai bisogno. E anzi, vi dirò di più, ci sono rimasti 400 euro. Che ci fai? Ci compri la terza ambulanza e crei più occupazione. Non abbiamo nemmeno bisogno di fare il moltiplicatore del bilancio in pareggio come ce lo chiede Stiglitz. Abbiamo 30 miliardi, se solo vogliamo, per fare investimenti pubblici. A quel punto vedi, perché tutto diventa virtuoso, no? Se tu sei capace di beccare lo spreco, quei soldi a quel punto diventano vera domanda pubblica. Ne parlava Riccardo, parliamo di cosa ci facciamo con questa domanda pubblica, no? Questa è l'associazione che abbiamo creato, Viaggiatori in Movimento. Abbiamo fatto un programma, da un anno stiamo lavorando su un programma per l'Italia bellissimo, che ha delle contaminazioni forti con il vostro, ma non complete. Questa è la contromanovra che presenteremo tra una settimana a tutti rispetto al governo Letta. Prevede 11,5 di miliardi di tagli in più di sprechi. Ovviamente i tagli degli sprechi sono praticamente zero. E usiamo queste coperture che troviamo per fare un po' quello che Riccardo aveva detto. Non so se Riccardo... Ah no, stai lì. 5 miliardi di... Inventatevelo voi qual è l'infrastruttura che vi piace di più. A noi ci piace pensare che un interporto che faccia alta velocità da Taranto sia una bella idea in questo momento. Ma inventatevelo voi l'infrastruttura che serve di più all'Italia. Poi prendete 3 miliardi e ci fate quello che da 2 anni stiamo chiedendo a Mario Monti. Servizio civile per i giovani. Questo sì. Prendere giovani, dargli 1000 euro netti al mese e metterli in tutte le Pompei, in tutti i pronti soccorsi, in tutte le scuole, in tutte le università, in tutti i musei. Questo sì che frena, lo sapete quando Stiglitz disse tu parli sempre di sprechi, Monti, ma non parli del più grande spreco di tutti. Quello che stai dando a una generazione di giovani, che voi sapete come sono i giovani, sono il virgulto ma sono anche la, no? Che viene portato via dalla... tempesta più rapidamente. Se questi perdono se questi stanno 2 anni fuori, diventano... L'Italia non ha un problema di disoccupazione giovanile. L'Italia ha un problema di scoraggiati. I disoccupati giovanili sono pochissimi. Sono meno che in Inghilterra, anche se il nostro tasso di disoccupazione è molto più alto. Perché pochissimi cercano lavoro. La maggior parte è scoraggiata. Perché? Perché hanno fatto un anno di disoccupazione e mollano. Quelli li prendi e per 2 anni lavoro non ripetibile. Gli ridai speranza, gli ridai ottimismo. La stessa cosa fai con tutte le scuole, 3 miliardi e mezzo più di stipendi, con tutte le università e le PMI se investono in ricerca, 3 miliardi e mezzo in più. Se vuoi, ti do anche 6 miliardi di cuneo, già che ci siamo. Io non ci credo molto al cuneo in questo momento, ma se vogliamo farlo. Questo è un programma, e chiudo, questo è il simbolo dei viaggiatori, eccolo qua, vi ho lasciato anche dei programmi qua. Questa è la differenza finale con la manovra Letta e la nostra manovra, che è esattamente quello che diceva semplicemente Stiglitz. Con la manovra Letta, rispetto al tendenziale, il PIL perde lo 0,3%.
cioè se le cose vanno bene perché Cina e America tirano e noi andremo al meraviglioso 1%, grazie alla manovra Letta scenderemo allo 0,7. Se, come io penso, come al solito, l'1% di stima per il 2014 è finto, e la verità è che stiamo a zero, andremo per la prima volta nella nostra storia al terzo anno consecutivo di recessione. Con la nostra manovra guadagno un differenziale di 1,5%, semplicemente perché questa, come diciamo al primo anno, è una di quelle volte che capitano una volta ogni 100 anni di tempesta perfetta da domanda. Con questo salvi l'euro, con questo salvi l'euro, con questo stai al tavolo con Stati Uniti e Cina. Grazie mille. Io ringrazio anche Gustavo Piga per la relazione che ci ha presentato, senza però non ricordare il fatto che proprio come Movimento 5 Stelle, soprattutto le due commissioni che in questo momento si stanno occupando di bilancio e finanza, abbiamo sempre battuto fin dai primi giorni che eravamo qua anche un ragionamento su quelli che sono i beni intermedi della pubblica amministrazione. I 32 miliardi che lei citava fanno parte anche di tutto quel progetto che, su cui si è parlato tanto negli ultimi anni, da centralizzazione, da costi standard a sprechi nella pubblica amministrazione, che abbiamo in qualche modo cercato anche di utilizzare come copertura per quelle che sono state le nostre proposte di legge negli ultimi mesi. Oltre a volerlo fare, oltre ad avere i dati che noi avevamo ottenuto, oltre ad aver presentato le proposte di legge come copertura, c'è bisogno di avere un interlocutore che voglia farle queste cose. E logicamente in questo momento qua gli interlocutori purtroppo all'interno del Parlamento italiano non ci sono. Anche se noi naturalmente continuiamo a cercare in tutti i modi di rimettere come priorità tutte queste questioni, ma posso citare tantissime altre coperture finanziarie da cui si ottengono svariati miliardi. È attuale proprio di questi giorni anche la questione nel patto di nella legge di stabilità, la questione delle pensioni d'oro è una questione su cui noi stiamo parlando anche a livello proprio concreto da mesi con delle proposte di legge. Ci sono, le abbiamo sempre presentate, abbiamo trovato queste coperture e ripeto, la questione è molto più politica che economica quando poi si vogliono fare queste cose. Io ho ricevuto una serie di domande, molte ho visto sono dei commenti più delle domande, visto anche il tempo che abbiamo inizierò con quelle che sono delle domande dirette che vengono fatte direttamente a qualcuno dei nostri ospiti, poi se avremo tempo per leggere anche i commenti lo faremo. Qualche domanda è stata accorpata per una questione anche di tempo, io inizio con quella che viene fatta subito per Riccardo Bellofiore, che citava la Grecia per quanto riguarda il fatto di avere l'euro all'interno della Grecia come moneta straniera. Quella che viene fatta come domanda è se quindi si può affermare che possiamo dunque affermare che è una moneta di proprietà dello Stato greco sulla quale può prendere decisioni se utilizziamo l'euro da questo punto di vista, e a prescindere dall'essere d'accordo o no sulle valutazioni, possiamo affermare che lo Stato greco, pur di affrontare una crisi insostenibile, possa svalutare in un qualche modo l'euro, ragionando in questa idealità del fatto che possiamo ragionare che l'euro sia per l'appunto, può essere una moneta di proprietà. Ne faccio qualcuna, poi attendiamo le domande degli ospiti. Questa è un po' più provocatoria, diciamo, poi mi correggerete. Possibile proporre l'annessione politica dei land italiani alla Germania, tipo annessione Germania Est, quando venne fatta con cambio marco 1-1, come adesso con l'euro, eliminando la possibilità di controllo politico del processo. Votano i tedeschi e i land italiani votano solo il governo interno. Poi torna l'equilibrio, la Merkel... Vabbè, è una mezza provocazione, penso, come domanda... Ve la giro direttamente mentre le leggo così agli interessati. Alcune domande sono un po' illeggibili, cercherò anche di interpretarle, poi se qualcuno di voi che l'ha fatta vuole integrare lo faccia pure. Nel 2011 in piena crisi è stato rialzato il tasso di interesse. Queste sono generali, queste domande sono generali per tutte. È stato solo egoismo tedesco il fatto che nel 2011 sia stato aumentato il tasso di interesse, la BCE abbia aumentato il tasso di interesse? O c'è anche motivo più ragionevole e scientifico secondo voi?
E qual è stato il meccanismo di presa di decisione dalle altre istituzioni della Banca Centrale Europea? Andrea Gabelli chiede: come non proporre una rivalutazione delle singole valute in un cambio nuovo dell'euro, senza rinegoziare i tassi di cambio e di interesse? È possibile ristrutturare le spese su interessi del debito pubblico in modo unilaterale? Con chi vanno rinegoziati? Questa della tematica del con chi si può andare a rinegoziare o con chi si debba andare a parlare, contrariamente a quello che ha detto Gustavo Piga, è un tema che compare spesso ed è una domanda generale. Se noi abbiamo le soluzioni, come in questo caso, a chi dobbiamo andare a proporle a livello europeo? È una domanda che continua a esserci in tutte. Le rifaccio dopo a Piga. Se Piga mi... Allora, quella che continuano a fare come domanda, contrariamente a quello che ha detto, molte persone credono che effettivamente invece ci sia bisogno di andare da un qualcuno a parlare a livello europeo e proportare le nostre soluzioni, che sia la BCE, che sia l'Europarlamento, e le chiedono continuamente chi è questo interlocutore che secondo lei debba essere reso partecipe delle decisioni. Io vi faccio le domande, visto che sono parecchie, e poi un'altra domanda è proprio, gliela rifaccio anche a lei, Piga: chi andrà in Europa a denunciare le inique politiche economiche antinflattive della BCE? Sappiamo che la BCE, a differenza della Fed americana, ha come unico obiettivo il contenimento dell'inflazione e tralascia la piena occupazione. Chi andrà in Europa a reclamare gli eurobond? Chi andrà in Europa a reclamare un sistema fiscale integrato? Clausola non accettata da Helmut Kohl sin dall'inizio della costruzione dell'unione monetaria. E questo magari facciamo già un primo giro di risposte e poi continuiamo con qualche altra domanda. Chi di voi vuole iniziare? Facciamo l'inverso. Poi te ne diciamo un po' anche. Mi spiace, ho sentito, non so se me ne sono persa qualcuna, ma parto dal chi va, dove si va in Europa. Secondo me si va nell'unico luogo deputato dove si va sempre, cioè si va al Consiglio Europeo. Ci sono dei primi ministri, dei presidenti del Consiglio eletti per questo, si va lì, ma si parla una lingua diversa. Tra l'altro si cerca di fare una cosa, secondo me, fondamentale, che si chiamano alleanze. A me stupisce che non si sia cercato, certo Hollande è una grandissima delusione, ma a me stupisce che non si cerchi costantemente di trovare un'alleanza con Irlanda, Spagna, Portogallo, Francia ed Italia. Ma si va nell'unico luogo deputato dove sono i nostri leader democraticamente, tra virgolette, eletti. La BCE antinflattiva. Allora, io intanto, prima cosa, non sopravvaluterei il ruolo della BCE in questa crisi. In una crisi come questa, voi vedete anche la Fed. Insomma, non è che la Fed possa fare poi cose. Sta facendo di tutto, sta usando tutti i cannoni possibili e immaginabili la Fed. Eppure ci si interroga sull'importanza di questa e si continua a dire forse la vera leva è quella della politica fiscale. Ma certo, perché siamo in una trappola di liquidità, i tassi non possono scendere più di tanto, per fortuna non abbiamo ancora la deflazione, certo, perché se poi entriamo in un mondo con deflazione, allora le cose lì cominciano a diventare... L'altro giorno era a porte chiuse, ero con un ex banchiere centrale che ha detto una cosa secondo me bellissima, ha detto: noi comunque dobbiamo ascoltare la voce del popolo tedesco. E io ci credo totalmente a questo. Io credo che sia una fandonia la Banca Centrale Europea sia indipendente. La Banca Centrale Europea, per fortuna, è assolutamente dipendente. Qual è il problema vero? Quell'esempio che ho fatto era una Merkel che ha preso il telefono. Ovviamente non è sempre dipendente, ma nei momenti chiave è totalmente dipendente. E la Merkel prese il telefono e disse, purtroppo l'ha fatto solo una volta, a Draghi esattamente quello che doveva fare. Draghi magari era pure contento, perché Draghi ha delle sue interazioni là dentro. Quindi forse è di nuovo, se crediamo che la politica monetaria invece, contrariamente a quello che penso io, sia rilevante, beh, si decida di nuovo tutti insieme di usare quel telefono e di far presente. Vi assicuro che la Banca Centrale Europea con abbastanza appropriate, certo è una battaglia,
È una battaglia, benissimo, facciamo questa battaglia senza nessuna vergogna. Detto questo, se lei mi chiede, sarebbe utile passare a un mandato della BCE come quello americano, le direi assolutamente sì, perché la Banca Centrale Europea a quel punto sarebbe ancora più libera di fare le sue politiche bene. L'ultima cosa, Eurobond e integrazione fiscale, io penso sarebbe una disgrazia. In questo momento in cui la lotta di potere è di un certo tipo, rischieremmo di perdere addirittura l'ultima leva, mettendo la politica fiscale in mano o alla Merkel direttamente, o, come leggo voglia fare parte anche Schulz, in mano alla Commissione Europea. Io penso che ci si debba arrivare all'integrazione fiscale quando siamo finalmente pronti per un paese unito chiamato Europa. E allora lì sì che ci vuole un fisco unito. Non è che il fisco unito precede, il fisco unito segue l'unità culturale. Questo ci insegna l'America ed è così che funziona. Se ci cominciamo a far fare la politica centrale da un ministro dell'economia a Bruxelles, l'ultima leva che abbiamo a disposizione, non abbiamo più il cambio, non abbiamo più la politica monetaria, ce la levano per sempre. Una follia totale in questo momento in cui non troviamo rappresentanza a Bruxelles. Io la ringrazio. Su quello che ha detto però mi ha fatto riflettere a me una cosa che ha detto, ossia quella dell'alleanza Italia, Irlanda, Spagna, Grecia, eventualmente anche Francia. Va bene, magari gli altri paesi lo possono fare, ma non crede che l'Italia per farlo debba avere qualcuno a livello di governo, a livello di Parlamento, che naturalmente abbia l'interesse di andare a farlo? Perché non l'hanno fatto fino agli ultimi, non l'hanno mai fatto finora, perché sono complici in un qualche modo di quelle che sono state le politiche che sono state attuate anche sulle nostre spalle finora. Posso, sì, un parte, ma posso dire una cosa? Perché non hanno credibilità. Non hanno credibilità, quindi non ha... Allora, io le dico, lei trovi un governo che vada dai tedeschi e gli dici, caro, eccomi i 30 miliardi con cui a casa mia mi faccio i comodi miei, 30 miliardi di tagli di sprechi che non sono eccessivi, e ci finanzio tutti gli investimenti pubblici che voglio. Ma un tedesco alza il cappello, poi magari farà storie, ma almeno vai lì credibilmente. C'è un altro strumento pazzesco. Io penso che la riforma delle pensioni sia stato un errore gravissimo, perché ha bloccato le imprese che hanno strappato piani di assunzioni di giovani per almeno 3-4 anni nel peggior momento per i giovani. Detto questo, abbiamo fatto la riforma delle pensioni? Sapete cosa succede a detta del vicepresidente della Banca Centrale Europea? Che dal 2016 c'è un solo paese in tutta Europa che ha un crollo della spesa pensionistica, che è la parte più rilevante dei bilanci degli altri che non hanno fatto riforme a causa dell'invecchiamento. È l'Italia. A questo punto si va lì e si dice, caro, siccome nel 2016 io strutturalmente genero 2% di PIL di risparmi rispetto a te, mi fai un favore? Me li anticipi quel 2%, perché a me servono adesso, non nel 2016, e servono anche a te Germania, perché nel 2016 non ci stiamo più, perché a quel punto non basteranno più gli uomini incappucciati che entrano nei parlamenti e portano via dei deputati democraticamente eletti seppur fascisti. Io voglio sperare che ci fossero le prove, perché quelle persone hanno ucciso quel cantautore. Quello è stato un modo per prendere tempo in Grecia. Questa è la gravità della situazione. Non si potrà ripetere quell'ingresso dentro il Parlamento degli uomini incappucciati. Chiarissimo. Continuiamo magari con le risposte e poi lasciamo... Prego. No, certo. Allora, se lo Stato greco può prendere decisioni sull'euro? No. La Grecia può svalutare l'euro? No. Se vogliamo discutere di quello che ho detto, discutiamo però di quello che ho detto, non di domande provocatorie. Io ho detto che non si può concedere che l'euro sia una moneta straniera. Se si va in una unione monetaria, si deve pretendere che sia controllata politicamente. Il fatto che non lo sia deve spingere a controllarla politicamente o a uscirne domani mattina. Io non vedo differenze. Non pensate che la crisi sia nata in Grecia perché era nel sud Europa. Con la stessa struttura istituzionale, un euro ristretto a Germania, Austria, Olanda,
Francia e Belgio, avrebbe visto scoppiare una crisi in Belgio, con un disavanzo, allora era, mi pare, del 100%. Non è il Sud, l'euro dei paesi del Sud. Si riproducono esattamente le stesse contraddizioni, eventualmente con l'Italia o la Francia, se sta dentro, o entrambe, dal lato a fare il ruolo della Germania. Diversa l'ipotesi se noi immaginiamo che la Germania esca, cosa di cui dubito molto, perché stare nell'euro per la Germania è stato un modo automaticamente per svalutare il marco. Io sto dicendo che la Grecia non è l'Argentina e che la svalutazione non è una via di uscita e che dopo la svalutazione può esserci più e non meno austerità. Ma non è fantascienza. Noi siamo usciti dal sistema monetario nel 92. Quello che è avvenuto è stata la botta quasi finale o finale sul movimento sindacale italiano. Più austerità, non meno austerità, meno conflitto sociale. Più interessante, sull'aumento del tasso di interesse, di nuovo mi sembrano le domande che hanno una risposta al loro interno. Certo, la Banca Centrale Europea aveva, se ricordo bene, il tasso di interesse al 4,25% alzato nel luglio del 2008, perché c'era l'inflazione che derivava dalle materie prime. L'ha aumentato nel 2011, non so se all'inizio, di pochissimo, perché c'era la ripresa e ci si aspettava probabilmente un qualche rischio. Mi pare di avere detto chiaramente che in questa fase il tutto viene gestito attraverso le crisi. Più interessante la domanda: chi va a denunciare le politiche e da chi si va a parlare a livello europeo? Ora, quasi tutti, e purtroppo anche io perché ho dovuto tagliare la parte finale, sono anche contento perché è la più difficile, abbiamo ragionato sempre e solo a livello nazionale. Di politiche nazionali, con qualche eccezione qua e là. Non si va in un'unione monetaria di questo tipo, non ci si va, puramente e semplicemente. Se si sta dentro l'Europa si esce di questo tipo, cioè in un'Europa con un'unione monetaria si sa che gli squilibri regionali, tra virgolette, sono la norma e si sa altrettanto che se ne esce con politiche su scala europea. Apro una parentesi per dire che mi ha fatto molto piacere che Piga abbia ricordato la posta di Stiglitz di politiche espansive usando spese pari a un aumento delle imposte. La stessa cosa la disse, non so se dopo il trattato di Maastricht o nel 99, Augusto Graziani. Esattamente la medesima. E non è che Augusto Graziani non fosse un critico dell'Unione Monetaria. Augusto Graziani si è anche guardato con attenzione gli statuti della Banca Centrale Europea, mostrando che c'erano tutti i margini normativi perché i rappresentanti delle banche centrali nazionali facessero sentire a maggioranza la loro voce. Ma voi pensate che l'austerità sia venuta dall'Europa? C'era prima, c'è un argomento che alcuni noti economisti italiani hanno portato avanti che si chiama legare le mani. Non ce lo chiede l'Europa, ce lo facciamo chiedere dall'Europa. Questa è una cosa completamente diversa. Allora, chi va a denunciare e da chi? Dal mio punto di vista, e so che dico una cosa complicatissima, non utopica, per la ritengo quasi impossibile, ci va un movimento sindacale e delle forze politiche che si collochino direttamente su scala europea. Io sono di sinistra, nel movimento operaio non ho mai visto leader così internazionalisti. Che fanno una politica così locale.
bisogna giocarsi su quel terreno, sul movimento sociale. Io credo che l'argomento di Syriza fosse ridicolo in sé, se individuale. Era una sfida al resto dei soggetti europei. Dopodiché voi dovrete scegliere, perché gli argomenti che vengono usati contro l'euro, anche qui, un attimino più ad est, sono argomenti fascisti. E se ci si muove? Bellofiore, anche qui dove intende? All'interno del Parlamento? O io leggo delle cose del Movimento 5 Stelle non ufficiali. Ecco, se non sono ufficiali, no, allora non sono all'interno del gruppo parlamentare 5 Stelle. Che No, se io mi trovassi in una forza politico-sindacale, io questo problema me lo porrei, perché non lascerei assolutamente ambiguità sulla posizione. E bisogna anche, contemporaneamente, da chi si va? Si va su scala europea, ma si parte dal basso, sui propri leader. E quindi io mi complimento con il Movimento 5 Stelle, che mi pare abbia fatto una proposta di legge sull'immigrazione che credo non sia stata gradita ad alti livelli. Si comincia a spiegare che il problema non solo non è il debito pubblico, ma non è neanche il settore pubblico e non è il sindacato. Le cose che io ho detto, e mi pare che anche altri hanno detto, hanno a che vedere con una proposta di ripresa della domanda che insieme sia di riforma. Non si fanno le riforme. Però Bellofiore, se mi permette, visto che prima lei gli hanno fatto una provocazione, e io ne faccio una. Lei gli sta rifacendo una provocazione, io l'acquisisco e le rispondo. Le rispondo che innanzitutto, come vede, noi abbiamo aperto il dibattito con posizioni che sono anche a favore dell'euro a un certo punto di vista. Ne faremo qualcuno completamente pro euro, ne faremo qualcuno contro l'euro, ed è questo il processo, è questo il Movimento 5 Stelle in questo momento, un gruppo di parlamentari all'interno del Parlamento italiano che sta promuovendo cultura e informazione, perché è un tema fondamentale per l'economia e la politica italiana. Punto. Dopo quello che sarà la linea, come vogliono farla passare il Movimento 5 Stelle, è quello che uscirà anche da questo dibattito o dal processo di informazione. Io chiudo solo, ma io non ho altro da dire, chiudo solo telegraficamente che questo mi va benissimo. Io solo mi sono permesso da esterno di dire, guardate che negli argomenti e nelle politiche che si definiscono ci sono delle barriere. Non è tutto possibile, secondo me, non deve essere tutto possibile nel problema da chi per dire che cosa. E con io accolgo quello che ha appena detto e ricordo solo con una battuta che noi anche molte volte qua all'interno dei gruppi parlamentari, sia alla Camera che al Senato, abbiamo votato proposte che arrivavano da destra, proposte che arrivavano da sinistra, ma perché non guardavamo in faccia chi le proponeva, ma se erano interessanti. Quindi da questo punto di vista qua accettiamo la provocazione, proprio perché in qualche modo ci riteniamo super parte e sappiamo che in un caso o nell'altro non sfociamo né nella destra né nella sinistra, perché ogni volta guardiamo all'oggettività. Quindi per questo ho voluto in qualche modo risottolinearlo. Se ci sono altre risposte? Molto brevemente, anche perché è tardi, siamo tutti stanchi. Forse una risposta in realtà pigra, nel senso che capivo che lui si scoccia a dire se l'Europa ci dice di no. L'Europa siamo noi. Io non so, francamente, io non sono l'Europa. L'Europa sono altri paesi e io appartengo a questo paese nel bene e nel male. Quindi il problema assolutamente c'è. Quindi lì non ha torto né l'euro è cattivo di Bagnai o l'austerità è cattiva di Piga. Avete ragione, diciamo, potete avere ragione tutte e due, nel senso che il problema che Bagnai e altri, anche prima di Bagnai, insomma, Alberto è stato molto efficace nel lavoro che ha fatto e tutti gli siamo grati di questo, più efficace di molti di noi, evidentemente. Ma il problema è che
Vabbè, ci voleva poco, cioè, si è speso molto, ci voleva anche molto, ci vuole un fisico bestiale per fare tutto quello che ha fatto Alberto, scrivere quel libro, io non vorrei tenere quel blog, eccetera, io ho veramente un fisico bestiale, gli siamo grati di questo. Avete ragione tutte e due, a me sembra il problema che ponevo io qui è veramente difficile smuovere, per come è nata l'Europa, per quello come è nato l'euro, è veramente difficile smuovere le cose. Cioè, la Germania è legata a un primo modello che alcuni di noi chiamano mercantilista, che a suo modo è un modello che la popolazione tedesca condivide, un modello forse più vecchio, ma certamente scientemente perseguito dall'inizio degli anni 50. Che è difficile da smuovere. Tu dici un cambiamento culturale, ma insomma, quando ci sarà questo cambiamento culturale? Intanto noi stiamo assolutamente morendo, quindi io assolutamente sono d'accordo che noi dobbiamo avere tutte queste proposte su cui più o meno tutti quanti siamo d'accordo e cercare di spingere su quelle, ma io credo che noi dobbiamo farlo assolutamente sull'onda di un movimento popolare che ahimè avrà dei, che poi la gente la mobiliti su slogan semplici purtroppo, che avrà un connotato di anti-europeo, perché su quello dobbiamo riuscire a portare la situazione a un livello drammatico in cui la Germania è forse costretta ad accettare dei passi in avanti. Sono molto spaventati, leggevo anche l'Economist, addirittura anche lì c'è un articolo insomma di fondo sull'emergere di movimenti anti-europei. So che è molto antipatico, io ho molta difficoltà a usare questo slogan anti-europeo, perché non nulla contro l'Europa, cioè, l'Europa ideale piacerebbe anche a me, ma dobbiamo anche forse essere consapevoli che passi in avanti si potrebbero non fare, e comunque li possiamo fare se qui veramente riusciamo a mettere in piedi una sollevazione, non solo in Italia ma in altri paesi, contro questa Europa, insomma, se no il resto facciamo tanti bei discorsi accademici. Io volevo solo sottolineare un punto, che non c'è molto tempo da perdere, per questo motivo. Noi abbiamo una serie di settori industriali che stanno scomparendo o che si stanno fortemente riducendo. Se noi 5 anni fa fossimo usciti dall'euro, avremmo avuto una capacità di reazione che oggi purtroppo non abbiamo più. Ma tra 5 anni noi saremo molto più prossimi alla Grecia di oggi. Perché la Grecia, secondo me, non è uscita dall'euro? Perché la Grecia può svalutare anche del 90%, ma certi settori non li ha. È totalmente dipendente per un sacco di produzioni, perché c'è stato l'industria si era sviluppata poco e la deindustrializzazione è andata avanti al massimo, per cui comunque qualunque cambio abbia la Grecia certe cose non le può produrre. Questo era vero anche prima. Non è che... Ora, però quel poco di industria che aveva sono riusciti a eliminarlo. Se noi rimandiamo una decisione tra 5 anni, noi tra 5 anni siamo molto più simili alla Grecia che alla Francia, perché noi abbiamo una serie di aziende validissime che stanno scomparendo, chiudendo, perdendo, con trasferimenti di tecnologia ad altri paesi, con acquisizioni dei gioielli da parte di operatori esteri, e quindi c'è un problema abbastanza pressante. Cose che si possono fare oggi non sono più fattibili tra 5, 7, 8 anni. Allora, io a questo punto qua chiuderei con quella che era la prima domanda che avevamo fatto all'inizio, giusto per avere un minuto, giusto perché, come dicevate anche voi, la gente ragiona per slogan, è verissimo, la gente vuole anche capire, e sicuramente molte persone non avranno seguito tutte le nostre relazioni, tutte le vostre relazioni. Quindi ancora chiedo magari in 2 minuti di sintetizzare, anche in funzione di quella che è stata la discussione, il vostro pensiero, perché a questo punto qua si diversifica anche un attimino tra di voi, logicamente, il pensiero sull'euro. C'è qualcuno che dice anche di uscirne subito con certe condizioni, c'è qualcuno che ragiona invece di più sullo stare all'interno della politica monetaria europea, ragionando da altri punti di vista. Quindi magari se riusciamo a chiarire brevemente in 2 minuti ognuno di voi, in modo che poi la gente che vedrà ancora questi interventi capirà che il pensiero di Gustavo Rinaldi in 2 minuti, e se vorrà potrà seguire la relazione, e così via. Quindi magari chiedo al professor Piga di iniziare. E
attenersi a un paio di minuti in cui sintetizza per l'appunto l'intero pensiero suo. Restare all'interno dell'area dell'euro credo che sia la domanda sbagliata. Credo che la domanda chiave sia come politicamente riuscire a organizzarci al fine di rappresentare le esigenze di tutte quelle popolazioni che vogliono rimanere all'interno di un progetto europeo, ma che crescentemente non ci si ritrovano per le politiche sbagliate. Ripeto, è un problema politico di rappresentanza. È un problema politico di rappresentanza di persone, lo ripeto, alle ultime elezioni il 90% del popolo italiano si è trovato unito nel dire una sola cosa: basta con le politiche dell'austerità. Il problema politico di rappresentanza è che oggi quel governo che abbiamo non rappresenta il 90% delle richieste che sono venute dall'elettorato. Io trovo in parte straordinario che la Grecia ancora si ritrovi attorno per all'incirca il 50% partiti che vogliono rimanere all'interno dell'area dell'euro. Secondo me questo è un segnale che, malgrado tutto, c'è un ideale importante all'interno del progetto europeo, c'è la consapevolezza che si va verso un mondo estremamente globalizzato, dove le scelte vengono fatte, le scelte strategiche per il futuro dei prossimi 60 anni, da grandi poli di grandi nazioni, e che a quel tavolo ci si deve, se ci si siede come Italia, non verremo rappresentati. Allora il punto chiave è come riuscire a far sì di stare a quel tavolo allo stesso tempo felici, e l'unica causa in questo momento di infelicità sono politiche di austerità che bisogna, e siamo tutti d'accordo credo su questo, rappresentare a livelli democratici in maniera appropriata. Allora, per fare la svelta vi leggo delle righe che gli organizzatori avevano selezionato in alternativa rispetto a quella che era stata letta all'inizio per caratterizzarmi, che era, vi ricordo, la nostra convinzione che una pura e semplice uscita dall'euro non sia la soluzione, cioè la soluzione unica che risolve tutte le cose, che anzi gli effetti domino possono essere gravi e la pressione per l'austerità che ne risulterebbe più e non meno elevata. L'altra frase è questa: l'alternativa vera che abbiamo davanti non mi pare essere quella tra esplosione a breve dell'area dell'euro o ritorno alle valute nazionali in Europa, perché la prima verrà impedita nella misura maggiore possibile, questo lo aggiungo io. La seconda avverrà in un quadro che non è quello dell'uscita ordinata. L'alternativa vera è quella tra stagnazione prolungata, funzionale alla ristrutturazione contro il lavoro, contro le donne, contro i soggetti sociali, o lotte transnazionali in grado di imporre un vincolo sociale e un cambio di rotta. La questione autentica non è euro sì, euro no, ma come si devono configurare la lotta di classe e le lotte sociali per poter riaprire quegli spazi che oggi non possono non apparire allo stato delle cose inesorabilmente chiusi, come in una cappa d'acciaio. Quello che io credo stia di fronte a noi sia appunto un orizzonte chiuso. Credo che se ci dobbiamo muovere verso una Europa più solidale si debba muovere con lotte dal basso, le quali secondo me sono preliminari a che tutte le altre soluzioni, diverse da quelle che io ho proposto qui, siano praticabili come soluzioni democratiche. Non esiste una soluzione tecnica, che sia la svalutazione, che sia il bancore e così via, se non ci sono soggetti sociali che premono e che fanno da vincolo, non si riuscirà. Vi consiglio di andare sul web, e su questo chiudo, a guardarvi un appello per un'Europa credo sia egualitaria e solidale, firmato da Karl-Heinz Roth e un Papa Dimitrio. C'è la versione in inglese, in tedesco, in italiano, è fuori dalle logiche politiche tradizionali, è della democrazia dal basso. Non ne condivido molti aspetti, io non sono abituato
a firmare appelli, è però l'appello che, come dire, il documento che più di tutti gli altri che io ho visto si pone direttamente su questo piano e non sul terreno dell'economista cortigiano che vuole vendere la propria proposta a un qualche principe. Vuole vendere? La propria proposta a un qualche principe, si vuole consigliere del principe. Non mi trovo in disaccordo con, troppo dire solo d'accordo, non mi trovo in disaccordo con Riccardo. No, certamente, cioè, uno qui è un dramma, la situazione. Io mi sento molto, molto lacerato dentro, perché dire usciamo dall'euro, mi rendo conto che, come dire, sono cose talmente lacerano me, nel senso che prevedo che potrebbero essere laceranti per l'Europa. Mi sembra l'accordo con Riccardo è quella, cioè qui quello che serve appunto è portare l'Europa, le sue scelte, su una spinta democratica di lotta che venga in diversi paesi dal basso. Cioè, dobbiamo costringere l'Europa, questo poi tra l'altro è anche l'unico modo per avere un governo che Gustavo giustamente evoca, che finalmente vada lì a baccagliare, non governi Monti. Letta ci ha fatto rimpiangere Monti come, come dire, capacità di andare a trattare qualche cosa, insomma, in Europa. Quindi questo è assoluto, quindi questa è una priorità, non so se fare il cortigiano del principe, ma mi sembra di dover suggerire questo al Movimento 5 Stelle, di farsi promotore, di, trovando le parole d'ordine giuste, che io non so quali siano, insomma, perché ogni parola d'ordine, anti-Europa, anti-euro, come tutte le parole d'ordine, semplicemente impoverisce, ma anti-austerità, i politici trovino una cosa complessa. Questa è la cosa importante. Temo che tuttavia poi, ripeto, mi spiace ripetere la frase che a Gustavo non piace, se ci dice di no, la scelta delle scelte ci potrebbero essere, ma ripeto, può darsi che però siano poi alla fine meno drammatiche se tutto questo avviene sul sommovimento popolare in più paesi europei. Può darsi che non necessariamente scelte anche laceranti significa la distruzione dell'Europa, si può anche, come dire, fare delle cose consensuali, perché no? Anche questo può accadere, soprattutto se come dire, i tedeschi non accettano nulla delle proposte che ci sono, che abbiamo, che facciamo. Voglio dire, l'intelligenza anche a loro suggerisce, vada verso qualche altra ipotesi consensuale, ma questo deve venire certamente su una spinta dal basso. Un bel divorzio quindi con l'Europa e con l'euro, per chiarire anche quello che è sull'euro. No, io sul matrimonio e sul divorzio, diciamo, ricordo che ne aver letto un articolo in cui si dice che i fidanzati, quando si lasciano, di solito continuano a fare sesso per lungamente, diciamo, per anni, anche a volte diventano anche, si sposano con altri, ma continuano a, quindi, diciamo, in realtà le cose possono non tornare come erano prima, possono andare avanti, secondo me, in un modo differente. Primo punto, io credo che l'uscita unilaterale, diciamo così, di un paese dall'euro sia politicamente improponibile, perché per un movimento politico, diciamo. Perché se avete visto cosa è successo in Grecia al partito Siriza, che doveva, tutti i sondaggi dicevano che Siriza doveva vincere le elezioni. Chi lo dava 5 punti sopra, chi lo dava 4, chi lo dava 8, ma tutti i sondaggi. No, Siriza era, un attimo, Siriza proponeva di rivedere il patto con la Troica. È bastato da parte della destra sostenere che Siriza avrebbe fatto uscire la Grecia dall'euro per far perdere a Siriza le elezioni. Tant'è che Siriza oggi va ovunque nel mondo, la prima cosa che dice: ma noi non vogliamo uscire dall'euro. Perché? Perché chiaramente sa
qual è il problema politico, elettorale anche, diciamo così. Sì, no, io ci arrivo, non ti preoccupare, due minuti. Secondo problema, quindi io, cioè questa, come dire, questo ragionamento è applicabile anche all'Italia, cioè se il Movimento 5 Stelle va domani e dice, l'ha detto Beppe Grillo, io sono d'accordo, se il Movimento 5 Stelle va domani a dire usciamo dall'euro o facciamo il referendum sull'euro, che è ancora un'idea ancora più bislacca, diciamo così, voi insomma dimezzate i voti, io lo dico francamente. Sì, è un vecchio partito, va bene, da quello che vuoi. Era il partito, era il primo partito, va bene. Era il primo, io ti sto dicendo che era il primo partito nei sondaggi, ha perso le elezioni a causa di questo. Chiaro? Chiaro. 24, 25, e quelli hanno avuto 26, 27. Ha perso le, no, no, attenzione, ha perso le elezioni rispetto, attenzione, ha perso le elezioni rispetto al fatto che doveva vincere secondo tutti i sondaggi. Scusami. Sì, ho capito, se mi interrompete io posso continuare? Oh, allora, quindi ho spiegato, cerco di spiegare perché secondo me per un partito politico è controproducente, ok, proporre un'uscita unilaterale dall'euro. Credo che dal punto di vista economico, l'ha spiegato bene Riccardo Bellofiore, c'è la possibilità di un effetto domino significativa. Io vorrei citarvi questo, che chi propone ad esempio la uscita della Germania, perché propone l'uscita della Germania in primo luogo? Perché ridurrebbe il rischio di panico bancario e di collasso del sistema bancario nei paesi dell'Europa meridionale, che potrebbe verificarsi se questi fossero costretti ad abbandonare l'Eurozona o decidessero di farlo per pressioni dell'opinione pubblica nazionale, prima di un abbandono dell'Eurozona da parte dei paesi competitivi. Non l'ha scritto un eurista, è il manifesto di solidarietà europea firmato da Alberto Bagnai, Borghi, Sapir, eccetera, eccetera. Chiaro? Quindi anche chi vuole uscire dall'euro sa che c'è uno dei rischi di uscire dall'euro. E l'ha scritto. Fammi finire. Posso? Posso? Cioè, non lo so, io non... Ah. Allora, dati questi due punti politici, secondo me quello che serve, ha ragione questo Piega quando dice noi non siamo andati a chiedere nulla, il potere contrattuale. Per avere potere contrattuale bisogna unirsi e avere una proposta. Allora, io dico, uniamoci, Francia, Spagna, Italia, Portogallo e Grecia, su una proposta che noi abbiamo, insomma, questa qui del Banco, di Keynes, quello che vuole, anche un'altra proposta va bene, ma andiamo lì ad un tavolo a trattare su qualcosa. Se noi continuiamo a essere separati come paesi periferici, chiaramente non otterremo nulla e alla fine saremo costretti non dalla politica, non dai movimenti di massa, no, no, non succederà così, saranno i mercati ci butteranno fuori dall'euro e poi ci sarà certo il fascista greco e tutto, però prima di tutto saranno i mercati a buttarci fuori. Ma io credo che il potere contrattuale sia veramente la cosa essenziale, ma il potere contrattuale dipende dalla capacità, per poter fare una pace bisogna, prima che un conflitto inizi, avere una forza offensiva tale da poter arrecare danni alla controparte consistenti. Chi non è in grado di arrecare danni alla controparte, ma solo a se stesso, non ha nessun potere contrattuale. E vari studi, adesso bisogna prenderli con le molle, ma vari studi suggeriscono che il più danneggiato nel caso di una rottura dell'euro sarebbe la Germania. C'è solo lo studio dell'Unione di Banche Svizzera che dice il contrario, che dice che bisogna portare i soldi in Svizzera, ma per il resto gli altri dicono tutto questo. Ora, secondo me siamo in questo paradosso, e il paradosso è il seguente, che se avessimo un governo che veramente si interessa al bene della nazione, al bene del paese, io non ho vergogna a chiamarla anche nazione, automaticamente noi saremmo in grado di fare minacce credibili e quindi non ci sarebbe bisogno di uscire dall'euro.
Se invece abbiamo un paese che non si interessa del bene della nazione, quando anche uscissimo dall'euro, perché magari qualcuno ci sbatte fuori, contrariamente alla volontà di questo governo, comunque si esce, quel governo, non essendo interessato al bene della nazione, continuerebbe a fare le stesse politiche che si fanno sotto l'euro. Quindi il pivot di tutto il discorso è avere un governo che sia interessato al bene della nazione. Nel momento in cui c'è il governo interessato al bene della nazione, questo è in grado di fare minacce credibili, e queste minacce credibili probabilmente sono sufficienti a non doverle realizzare. Per finire, finirei con una battuta. Qualcuno diceva che dobbiamo cercare lo slogan. Io credo che si tratterebbe di cercare un'Europa giusta e sensata. Di questo abbiamo bisogno, di nient'altro. Perfetto, io ringrazio ancora i nostri ospiti, Gustavo Rinaldi, Guido Iodice, Sergio Cesaratto, Riccardo Bellofiore e Gustavo Piga. Grazie mille. Come sapete, vi informo che il 22 di dicembre avremo il 22 novembre avremo il secondo incontro e poi il 4 di dicembre il terzo incontro, che finirà poi con una tavola rotonda, il 29 di novembre, mi correggo. Grazie mille a tutti, buona serata.